storia dello struzzo interrato. Ecco, quello che state ascoltando adesso è fumble. C'è stato un piccolo fumble all'inizio puntata. Ah, vabbè, ma il classico fumble all'inizio che poi ci portiamo dietro per il resto della puntata dicendo l'abbiamo fatto già all'inizio. È, basta. Tutto, è tutto marketing, perché adesso se volete sentire cosa abbiamo parlato all'inizio di questa puntata dovete andare ad ascoltarvi il podcast. No, in realtà non ci si sentiva neanche in podcast, ho scoperto, perché il microfono era proprio spento. Quindi bello. Quello che state ascoltando adesso è fumble. Però se siete bravi a leggere le labbra potete scoprire cosa abbiamo detto nei primi minuti. Sì, quello sì, assolutamente, perché ci potete vedere in video su Facebook se ci state ascoltando in podcast. Se funziona, ci state già funziona Facebook. Se ci state già guardando in video, allora ci state già guardando in video, non dovete sapere nient'altro. Esatto. Questa sera continuiamo a giocare alla Leggenda dei Cinque Anelli e prima di iniziare a giocare le classiche cose ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it, ci trovate su iTunes, ci trovate su YouTube dove però i video non sono in qualità così alta, quindi guardateci su Facebook, che oltretutto siamo in diretta. E potete lasciare delle recensioni su iTunes a 5 anelli, potete fare delle donazioni e diventare soci di QWERTY, dato che siamo un'associazione culturale che fa cose belle, tra cui altri podcast. Esatto, siamo il primo podcast di giochi che di poi ruolo culturale, live, se stia in Italia per cultura o altro non lo sappiamo in questo momento. Magari, ma per tutte noi, e due. Per noi in questo momento why culturale, esatto, culturale vuol dire bello. Che altro dire? Ma secondo me possiamo iniziare a giocare se tu non hai altri annunci. Potete fare un piccolo riassunto però. Ok, io l'ho fatto l'altra volta, toccherà Ida. Scusa, Xiang stavolta. Da minuti di rank, no? Hai fatto il riassunto? Facciamo il riassunto. Gianni ha famiglia. Gianni arriva sempre dopo apposta per evitare il riassunto. Questa volta che, queste volte che riesco ad arrivare fino a, persino inizio puntata posso fare il riassunto. Allora, l'ultima volta ci siamo trovati a dover gestire il macello creato dalla circolazione di lettere più o meno fasulle in giro per. Il gruppo si è diviso in tre tronconi. Il primo troncone si anda solo alla ricerca disperata di che fine abbia fatto Umon. Il secondo troncone, Iwao e Kitsune. Izawa, scusate, Iwao è manto. Iwao non esiste. Iwao è un cane tagliato a metà. Wawa, esatto. Bella battuta, ha tagliato la perdi ma rank. Perché ho dovuto spiegarla? Perdi un rank. Perché ho dovuto spiegarla? Sembrava stata bella. Il risultato. Che sono andati alla corte del daimyo a scoprire cose. E invece Ida e Kakita, che sono rimasti alla locanda a smaltire la sbornia, gentilmente prolungata da una colazione preparata da Kitsune con le migliori tecniche della cucina. Non c'è bisogno di ringraziare. Allora, le cose che sono venute fuori sono queste. Xian ha scoperto che Umon è prigioniero allegramente nelle patrie galere degli Agashi. Con sei sosia, tipo quelli di balle spaziali. Esatto, però. Esattamente, insieme a sei sosia nostri, stile controfigure di balle spaziali, giusto per capirlo. Quindi, cioè, che non c'entrano un cazzo, ma erano gli unici che ma passavano ci assomigliano per un po' lì, esattamente. E quindi li hanno messi dentro. I nostri due prodi che Shugenja alla corte del Daimyo hanno scoperto due cose. Uno, che siamo ricercati per l'omicidio di un leone, non però il nostro daimyo, il cugino del daimyo, esatto, suo cugino. Minghia! Esatto. Matsu Sagachi. Esatto, e poi hanno scoperto che uno stronzone che faceva parte del lupo è il figlio del daimyo, no? Ah sì, il nostro amico Akuseki. Il nostro amico Akuseki è tecnicamente... Che ricordiamo, era stato chiesto di far sparire... A Ida e a, esatto, e a Xiang. Ida e Kakita. No. Ida e Kakita invece si recano dritti dritti come fusi dal ragno, che li accoglie a braccia aperte e a mercenari aperti, e gli chiede gentilmente, visto che mette abbastanza scompiglio, e poi abbiamo scoperto che in realtà è una volgarissima questione di corna, di far sparire Akuseki. Ida, approssimativo come suo solito, capisce che deve farlo fuori. Poi naturalmente non ha il coraggio di farlo fuori perché in fondo gli vuole bene, e quindi pone il dilemma a tutto il branco. Tra l'altro uno dei kami dell'aria dice che
la cosa del dono rifiutato tre volte al Damio è stata rigiocata l'altra sera con una e ha fatto un figurone. Perché i samurai quindi, ne sanno quindi molto. Siamo molto culturali. Esatto. Vedi? Chissà quale senso, però. E ultima cosa, uno sbocciare di piani per cercare di non uccidere Akuseki, che tra l'altro viene informato di questa cosa e conseguentemente cerca di salvare la sua pelliccia. Beh, è lui che ci ha raccontato. È lui che ci ha raccontato delle corna. Delle corna. In allegria, d'altronde puttaniere è, puttaniere resta. Quindi, diciamo che lui è bravo a far passare persone al clan del cervo. Esatto, se, se esiste. C'è un... È un il clan del cervo, il clan del cervo è quello a cui si, si riferiscono. È un clan tutto di donne battute. Che è nato solo negli ultimi 20 anni. Okay. Dopo da che quando Akuseki è nato Akuseki ha raggiunto la maturità sessuale. Sessuale. Che è un clan, in realtà è più tipo il club, quello dell'Emilia. Sì. Il one, come si chiama? Non meglio non saperlo. My High Club. Sì. Esatto. Basta, quindi sostanzialmente siamo nel decidere che cosa diamine fare. Ed eravamo tutti nello stesso punto? Quasi tutti, quasi tutti. Avevate lasciato il buon Izawa, sì, a palazzo perché voleva restare intanto presente col Daimyo nel caso fosse successo, esatto, qualcosa. E che lui può mandare gli spiriti dell'aria a parlare con, esatto, noi, esatto, vi avrebbe potuto avvisare nel caso succedesse qualche cosa. Lui è il vero Varys, ha degli, sì, uccellini veri. Esatto, noi invece stavamo meditando su cosa fare, se farlo sparire, se andare via, se ammazzarlo davvero o se far sì che invece lui ammazzasse qualcuno di noi e poi usare l'incognito o la finta morte per scopi... Per iniziare ad andare in giro. Per iniziare ad andare in giro e per andare sostanzialmente a capire questo ragno da che aria tira, anche perché lui possiede delle informazioni che ci possono essere utili per la nostra quest, cioè la nostra ricerca relativamente all'assassino... Vero, cioè se il ragno ha detto che aveva delle informazioni, sì, lui ce l'ha detto. Poi mentre invece come eravamo rimasti col padre di Akuseki? Col padre di Akuseki eravate rimasti che lui pensava voi foste ci teneva nelle al sicuro sue stanze, vi aveva consigliato tra virgolette di non uscire dal suo palazzo. Esatto. Io non sono uscito, sono stati i kami che mi hanno portato lui là. Vi aveva a lui. Lui a lui è ad Akuseki, esatto, ad Akuseki. No. E a Izawa, no, Izawa. E anche ad Akuseki, okay, anche Akuseki. Beh, esatto, ma... Akuseki poi li ha fatti uscire da una porta che usa lui per chiamata buco, esatto, nella terra, no, esatto, chiamata... esatto. Beh, la volpe non ha mentito, sono stati i kami a portarlo via, è vero. Mi ricordi tanto la mossa dei Pokémon Fossa, esatto. Esatto. In realtà Kitsune è un Diglett. Volevo solo dire un'altra cosa prima di iniziare la partita, dato che stiamo giocando con i samurai, c'è un'altra cosa importante che facciamo riguardo al Giappone, che è Gattai, di cui abbiamo appena pubblicato su Instagram e su Facebook e su Twitter il disegno di Arturo, che ha ricevuto il manuale di Gattai e ha disegnato il proprio robottone. Attenzione. Oddio. È partita la caccia a vedere l'immagine. No, no, ma noi giochiamo, non stiamo usando cellulari. No, 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 assolutamente. Tu l'hai già vista, quindi puoi masterizzare. Io sto facendo altre cose utili per noi invece. Beh, innanzitutto quindi, vivo Arturo. Nel frattempo, grazie Arturo. Era finita che voi vi trovavate alla locanda. No. Alla locanda, che ormai è di vostra proprietà perché avete cacciato bellamente il proprietario. Vedi, e io gli voglio anche dar fuoco. Perché? E, per inscenare la morte di Akuseki, ripeto. E, siete lì a decidere cosa fare di Akuseki. Cosa volete fare di Akuseki? Vista la sua utilità, la volpe pensa che potremmo anche ucciderlo e guadagnare le informazioni. Io... Saranno dispiaciuti al clan del cervo, ma io ho preso un impegno che sembra un po' anche il clan della briscola, tra io ho preso un impegno, è vero, anche d'onore, però quando mai da ti sei rimangiato la parola data? No, sì. Ida, voi avete preso, io ho preso l'impegno, sì, certo, ho preso un impegno di mi dispiace Akuseki, tra virgolette eliminare Akuseki, non è detto come, è verissimo. Io sono contrario, se ancora qualche cosa dei lupi, ah no, beh, è rimasto, certamente il tuo voto vale quanto uno dei nostri. Io non sarei molto per direi che Akuseki dovrebbe essere così intelligente da allontanarsi per sempre dalle sue terre natali e non tornarci mai più.
No, adesso stiamo sempre scherzando o stiamo parlando sul serio? No, stiamo parlando sul serio, può andare a trombare da un'altra parte. Mi sembra che io possa intanto iniziare a tornare verso le terre del leone in modo da capire cosa sta succedendo. Sì, ma se tu dovessi tornare lì da solo, la volpe è convinta che più che una fenice saresti un pollo. Io credo a Kuseki che tu però, di fronte a una scelta magnanima come quella del branco, dovresti almeno sacrificare qualcosa che noi possiamo portare al ragno come prova del fatto che tu sei sparito. Insieme a questo servirà anche qualcosa per dimostrare al padre che non è veramente sparito. Esatto. Credo che una lettera di suo pugno possa essere più che sufficiente. Di solito ogni famiglia ha un suo sigillo. Beh, c'è una parte che non possiamo prendere, altrimenti molte donne sarebbero dispiaciute. No, ma io pensavo a qualcosa di più quello che volatile. Sia più una cosa e volatile, comunque metallo. Anche davanti alla morte sei spiritoso. Cosa vi posso dire? Mio padre mi ha insegnato così. Quindi, cosa potrebbero dare i lupi? Che parte della fenice potrebbero dare i lupi a papà fenice? E che parte per tranquillizzare fenice? E che parte della fenice deve essere spartita con il ragno? Scusate, ma ho un'idea un po' diversa. Non hai un anello con sigillo, qualcosa? Ascoltate la mia idea, poi torniamo a discutere di che cosa tagliare a chi, va bene? Aspettiamo un secondo prima di fare scelte avventate. Secondo la volpe tagliare è il modo migliore. Prima di fare scelte avventate, ascoltatemi. Poi possiamo decidere quello che vogliamo. Però il ragno mi vuole fuori dai giochi. Ok? Su questo siamo tutti d'accordo. Sicuramente fuori dalla moglie. E ha chiesto a voi perché lui non può arrivare a me. Diciamo che sarebbe politicamente sconveniente. E se noi ci presentassimo tutti insieme a casa sua? Uniti come solo un branco. Bella idea! Bella idea proprio! Ma cos'è che secondo le ultime cose dette da tuo padre? Sincerità per trasudare sarcasmo. Il ragno sta andando a casa di tuo padre. Non sono soci? C'è un tacito accordo. Sì. A che pro dovrebbero i lupi recarsi nella tela del ragno con la preda del ragno per dirgli: oh ragno, buongiorno, questo è colui che ha fatto cambiare clan a sua moglie? Perché i lupi rimangono uniti anche nei momenti più difficili. Sì, ma i lupi non portano uno del loro branco o la loro preda a morire così senza motivo. Se fossimo tutti insieme, non oserebbero assolutamente attaccare tutti quanti. Siamo sicuramente più forti. Non toglierebbe comunque il fatto che il ragno vuole iniettare il suo veleno e poi divorare dall'interno la fenice. E quindi? Quindi presentarsi lì per la volpe è un'idiozia pura. Ma lui sarebbe costretto a fare il lavoro sporco con le sue stesse mani. Non ce ne sarebbe bisogno, non lo farebbe davanti a tutti, se i lupi sono compatti. Al momento a casa del dopo. Ragno non c'è nessuno. Quindi? E noi non guadagneremo niente. No, solo la volpe la pensa così? E li guarda intensamente. A me interessano le informazioni che il ragno possiede. Se sono vere, però. La volpe dice già cosa dire al ragno una volta lì. Cosa dire? Certo, le informazioni sono vostre. Lasciate qui a Kuseki. No, non lo lascerebbe lì a Kuseki. Di fronte al padre? Anche con tuo padre? Beh, se ci fosse mio padre non avrebbe il coraggio di fare nulla. Una domanda. Così potrebbe avere più senso, ma prima io interrogherei la fenice più grande. Visto che il ragno sta andando al palazzo del daimyo, a questo punto siamo noi che possiamo tessere la tela al ragno.
non credo sta che venendo spontaneamente nel mondo del cicosciuto, nel mondo animale non funziona in questo modo, però lui sta venendo spontaneamente dal daimyo, lo possiamo trattenere e raccontare davanti al padre da Kuseki che cosa voleva con fare. Tutto rispetto, Xiang, la volpe conosce l'abilità di pianificare dei lupi e la volpe sa anche che un drago non tesse una ragnatela come un ragno. Il mio intento è bruciare il ragno. Beh, quello sono abbastanza bravi anche quelli della Fenice. Però immagino che se riferiremo quello che il ragno ha chiesto a Ida-san di fare a suo figlio, non penso che lo lascerebbe andar via senza una controparte. La parola di un gruppo di ricercati? Ho capito. Questo è sempre a Kuseki. Sì, in ginocchia. Si prende i capelli tra le mani. Prende la wakizashi. E sentite un colpo netto. Fuck. È proprio lui che dice fuck. Sì. E appoggia i suoi capelli con... Ah, cos'è che credo ti riconoscono lo stesso, così non funzionerà. Sono da portare al ragno. Stupida volpe. Avete paura di affrontare questa situazione? E a tuo padre? A vostro padre? Dovrei scrivere qualcosa. Ci penseremo poi. No. No? Sì. Ci penseremo poi. Io mi inginocchio, prendo i capelli e dico: a Kuseki-san, grazie. Se conosco abbastanza il ragno, non sta andando veramente lui da mio padre. Ok, questo mi può star bene. Kuseki. Dobbiamo comunque avvisare tuo padre. No. Che sparirai. Per ora io resterò qua. Mio padre non sa che sono sparito e pensa che sia sano e salvo in casa. Nessuno sa che sono qua dentro. Quindi Ida dovrebbe donare al ragno la prova che sei morto? Che sono morto. E Kakita resterà qua con me a fare la guardia nel caso succeda qualcosa. La volpe continua a essere convinta che in tutto questo debba essere avvisato il padre prima che i lupi diventino ricercati due volte, ma il gruppo decide. Il ragno in questo momento non sa ancora che io sono effettivamente morto, tra virgolette. Ok? Chi dovrebbe ricercarlo in questo momento? Tu non verrai dal ragno. No. Beh, evidentemente no. Se noi dovessimo andare a portare i capelli, e ti dovesse succedere qualcosa qui, tuo padre darà la colpa a tutti i lupi. È per questo che Kakita resterà qua e si assicurerà che non mi succeda nulla. Perché non scrivi due righe in questo momento? Perché il ragno le potrebbe sicuramente prendere, come ha già preso le altre lettere di cui mi avete parlato. Quelle che sono state donate. Forse nessuno ruba qualcosa dalle facce dei lupi. Kitsune, sei sempre molto simpatico. Già, la volpe continua a essere convinta che sarebbe meglio andarsene di qui con qualcosa di scritto. O anche qualcosa che può sapere solo tuo padre, un oggetto. O un ricordo. Cioè, qualcosa di cui non ti separeresti neanche da morto? Qui guarda i capelli. L'ho già fatto. A Kuseki, anche una frase di un libro, di una poesia che possa far capire a tuo padre... Tutto questa okay. Intenzione. Tutto bene. Pensate che le Fenici siano una famiglia di spie che ha delle frasi per comunicare che è tutto ok? Ah. Sicuramente con le tue donne ce l'hai. Ma non con mio padre. Mio padre non è una delle mie donne. Beh. Per mia fortuna, oserei anche aggiungere, Kitsune-sama. Quindi a quanto pare i monaci del drago leggono di più rispetto a questo. Della Fenice. Vabbè. Non avevi mai letto un libro o una poesia o qualcosa che possa... La volpe continua a domandarsi come abbiano fatto i lupi a sopravvivere fino adesso. Quando nelle vostre vite vi è servita una frase... Dobbiamo essere fortunati. Quando nelle vostre vite vi è servita una frase per comunicare attraverso le parole di qualcun altro che state bene... Quando? Quando mai è successo? Non ha mai raccontato una storia, una favola, un qualcosa
che potrebbe rimandare. Hai avuto un rapporto pessimo con tuo padre? No, ho avuto un rapporto estremamente normale. E il padre della volpe lo gonfiava di bastonate col bambù. E sicuramente la volpe avrebbe una frase da dire al padre per far capire che sta bene. E quale sarebbe? Faccio un po' di sincerità. Dai. Per provare a trovare una frase che potrebbe essere così. Ciao. Riferita a un pezzo di bambù che mi è stato spaccato sulla fronte. Un po' metallo quel gesto. Il pezzo di bambù. Molto sincero. Molto sinceramente non ne hai una grande 13. Idea. Perché? Gli dico sbagliato. Aia, basta. Funzionerebbe col padre della volpe. Perché tu hai avuto un rapporto molto bizzarro e violento con tuo padre. Almeno non saremo in 27. Questa situazione. Cerco una frase da usare in un contesto, con onestà, in un contesto politico, che tra privati possa far capire sì, sto bene. Ok. Tipo, conosciuta la conoscono anche gli altri. Allora, ma il punto di tutto il vostro piano è che se non è mai stata messa in piedi una frase, no, voglio sapere se c'è una frase, io gli, una cosa generica, però se citazioni di alcune frasi. Sì, però se tu gli dici il cacciatore ha catturato il lupo e ha aperto la pancia, sanno tutti che vuol dire è finita bene. No, l'ho capito. Gli faccio qualche citazione di qualche frase per sapere se c'è nel suo memoria una cosa del genere. Se non c'è, basta. Non c'è. Benissimo. Okay. Basta. Il punto però non usciremo mai. È che neanche voi, sì, voi, Simone, Roberto e Gianni, avete una frase che se vado da vostra madre gliela dico, capisce che voi siete morti per finta e state bene da un'altra parte. Io sono allineato su questa cosa. Secondo me se ci avessi tempo per pensarci tipo un'oretta la troverei qualcosa da dire ai miei. Ma non ne hai la necessità e loro non hanno la necessità di capire che tu sei morto per finta ma stai bene. Sì, no, la risposta a casa mia è che cazzo stai dicendo. No, ma del tipo se gli arrivasse la notizia. Vabbè, okay, se gli arrivasse la notizia che io sono morto. La signora cammina con la borsa, tu il fosso 60. Arrivi lì e gli dici una frase, secondo me pensandoci riuscisse a fargli capire. Grazie. C'è qualcosa che non quadra o non è morto veramente, si è nascosto, è scappato. Ma non però potrebbero capirla probabilmente anche altri. Anche gli altri la capirebbero. O potrebbero. È una roba. Sì, è un maestro di spie, la capirebbe. Tipo, ricordi? Forse la capisce. Ma no, tipo, che ne so, la classica frase: ricordi quella volta a Disneyland? Che magari lui si è perso, tutti l'avevano dato per scomparso e poi è stato ritrovato alla fine. Tu non ci crederai, ma è quello l'evento che capisco. Che mi sono perso a Disneyland. Cioè, una cosa del genere. Però. Sì, è complicatissima, non ci siamo riusciti. Questo ci sta benissimo. Però secondo me è possibile trovarla se avessimo fatto degli ottimi tiri. Perché sì, secondo me se non fosse anche Akuseki. Cioè, contestualizzate. No, ma sì, certo. Io non voglio forzare la situazione. Io cerco una scatola. Comunque i kami non capiscono se tu da piccolo ne hai prese troppe o troppo poche. Mistero. Lo scopriremo nei flashback. Io cerco una scatola decorosa per riporre i capelli. Li posso portare? No, se li uso come scacciamosche, fai come Bart Simpson. Beh, cercando nella taverna qualche cosa lo trovi. Ok, almeno una scatola di legno. Sì, cerco la più decorosa che c'è. La volpe è curiosa: se portassimo questi al daimyo come dono, quante volte lo rifiuterebbe prima di capire cosa sono? 3. Il tempo per farci circondare dalle guardie. Esatto. Che non è detto lo farebbero, però. Esatto. Che sono leggermente restie a obbedire. Per farci circondare dagli shugenji. Vabbè. Ecco, quello è più probabile. Quello sì. Va bene. Io andrei dal ragno a sto punto. Noi aspetteremo qui. In bocca al lupo. Non conviene forse. No, ok. Riportarle dal io palazzo così, del daimyo. Io dico a loro in bocca al lupo sedendomi. E io vado. Rimanete con Akuseki. Guardo Akuseki, guardo Kakita e ti guardo senza dire niente. Ho capito. Andiamo niente, Kakita. Andiamo.
Arrivate davanti alla casa del ragno. Quindi cosa dobbiamo fare? Diamo fuoco alla locanda? No. Scherzo, scherzo. Arrivate davanti alla casa del ragno, che ormai sapete tutti benissimo dov'è. È la casa più visitata di tutta la città dei ricordi. Anche perché è l'unica che è decorata come fosse mezzo Berazzan. Esatto. C'è una statua di Lolt al centro della... Nessuno capisce, ma... Del ragno. Bussate. Solito battente, ormai di famiglia. Quello apre la feritoia, ci vede. Glielo stai dicendo al tipo: apre la feritoia, ci vede, ci fa entrare? No, vi aprono, vi aprono. Ci fa entrare? No, ci fa entrare, prego. Anche lui! Tre volte anche lui. Vi aprono la porta e vedete che c'è ancora il non vecchietto, perché non era vecchio, mm-hmm. L'uomo inginocchiato a guardare il proprio giardino in attesa che qualcuno gli porti delle notizie. Io vicino mi inchino e poi passo strisciando la scatola. Dai, io chiudo la locanda. L'aveva già chiusa Kakita. Ah, okay. Il ragno prende la scatola, la apre, guarda dentro, la richiude. Si alza senza dire una sola parola e si allontana. Rimanete un attimo ad aspettare. Mm-hmm. Non ci sono nemmeno i mercenari. Ah, ecco, sto per dire. Faccio un tiro di difesa perché non mi sono risposte le guardie. No, non ci guardie. Sono neanche i mercenari. Io, essendo lì, loro ci hanno messo un attimino a arrivare. Beh sì, vicino. No, un po' di minuti ce l'hanno messo. Io voglio provare, purtroppo i cami dell'aria non sono i migliori. Mm-hmm. A convincere un paio di cami dell'aria a mascherare l'essenza di Akuseki. Ok. Ti dai direttamente la pelle della volpe. Ah, sono una povera vecchietta. E lì non ho esaminato effettivamente bene. Potrebbe se... anche mascherarsi. Lì però non ho esaminato se il Chi rimane uguale tutto quanto. Potremmo trasformarlo in Bayushi, vero? Se abbiamo proprio bisogno di portarlo da qualche parte, lo rattrappiamo un attimo. Cos'è che hai visto? E va bene. 30. Sì. Evoco un paio di cami dell'aria e li tengo occupati mormorando. Io continuo ad accantilenare per tenerli occupati. Brucio qualcosa, un po' di alcol. Intanto vedi che Kakita tiene d'occhio la strada dalla finestra mezza chiusa. Non muoverti troppo se ti dovessero cercare per vedere se sei veramente vivo o morto. Lo scopriremo. Voi rimanete un po' di minuti da soli, completamente soli nella casa che ha la finestra, la porta finestra aperta sul giardino. E dopo qualche minuto sentite la porta che si riapre e il tizio di prima, il ragno, torna con il padre di Akuseki. Il padre di Akuseki non è vestito da daimyo. Ha delle vesti molto più basiche, quasi per passare inosservato lungo la strada. E si inginocchia davanti a voi. Mette la scatola davanti a sé, la apre e vedete che il ragno rimane in piedi vicino alla porta. Apre la scatola, la gira verso di voi e vi dice: credo di dover rifiutare questo dono. Ciò che significa quel dono è un'assunzione di responsabilità. E glielo ripasso. Quello che significa questo dono per voi però è molto più che un'accettazione di una responsabilità. È una violazione di un patto. E la riallunga verso di voi. Questo dono rappresenta la scelta libera di un uomo che ha scelto di essere meno ragazzo e più uomo. Ma non è ciò che vi è stato chiesto di fare. E lo rispinge verso di voi. Ciò che noi abbiamo fatto è una nostra responsabilità e ottempera perfettamente a quello che ci è stato chiesto di fare. Richiude la scatoletta. Allora posso accettare.
e si prende la scatoletta. Batte le mani e il ragno abbandona la stanza. Lui si rimette in posizione molto composta davanti a voi, scuotendosi un attimo i capelli. E guardandovi vi dice: spero che mio figlio stia bene, come penso. Non deve neanche domandarsi. Esatto. Parlo a testa chinata. Vedi che fa un altro cenno dietro di voi. E sentite solo un leggero fruscio. Beh, sorpiglio. Cosa può fare il ragno per voi? È un genio. Avremmo bisogno di sapere quello di cui quello il ragno ci voleva informare. Mi permetto, Ida-san. Assolutamente. Xian sicuramente è più qualificato di me per spiegare la situazione, senza rompere le etichette di palazzo. Immagino che vi domandiate qualche cosa sulla morte del cugino del Daimyo Matsu e che vi domandiate chi tra di voi non è chi dice di essere. È più quella la cosa che ci preoccupa. Esatto. Per vostra fortuna non siete ricercati e il cugino del Daimyo non è morto. Quelli che avete visto nella mia prigione, oltre al vostro compagno, sono dei samurai che ho scelto appositamente perché voi vi sentiste in pericolo. Immagino anche che abbiate ormai capito, se il Daimyo Matsu non è morto, che il nostro lavoro e il vostro è stato valido, ma mi dovevo assicurare che anche voi foste chi dite di essere. E per ora sono contento dei risultati che abbiamo ottenuto. Ovviamente mio figlio non è lo sciocco donnaiolo che voi pensate che sia. Come noi non siamo parte del clan della Fenice. Ma se di mio figlio mi posso fidare e mi fido del suo giudizio nei vostri confronti, l'uomo con cui siete arrivati ha un segreto di cui forse nemmeno lui ha conoscenza e che potrebbe essere collegato a ciò che è successo alla vecchia Bayushi. Stiamo parlando dell'imprigionato? Non è imprigionato, avrebbe potuto andarsene anche lui come avete fatto voi. Ora ti dice che è uno yogo e tu gli fai hold e esci. Da bando. Ditemi. Che è molto da samurai. Sì. State parlando di Isawa Sama? Sto parlando di Isawa Sama. L'unico che non aveva nessuna connessione diretta con il vostro branco, ancora meno di Umon, che per quanto sia odiato dal vostro compagno Kakita, almeno aveva un legame di sangue con qualcuno di voi. Questo Isawa è l'amico di uno yogo. E come sappiamo tutti, la maledizione di uno yogo grava su tutti coloro che gli sono vicini. Credo che sia anche questo parte del motivo per cui Isawa si trova in questo momento nel vostro branco. E anche il motivo per cui in questo momento Isawa potrebbe essere una risorsa importante per trovare la persona che ha cercato di uccidere il Daimyo Matsu. Il suo sangue, come il nostro, non è del clan della Fenice, anche se lui pensa di sì. Il suo antenato, quello che ha fondato la famiglia di cui fa parte, potrebbe essere, secondo alcune storie che girano sulla sua famiglia,
una creatura dell'ombra che si è sostituita al suo vero antenato. Io mi irrigidisco quando sento questa cosa. Il sangue corrotto è ormai molto diluito, infatti quando gli ho fatto toccare la statua di Giada non ha avuto nessuna reazione. Ma, d'altro canto, il suo sangue potrebbe anche essere una guida che ci porterà al vero colpevole. Per ora Aizawa sarà al sicuro nel mio palazzo. Devo chiedervi di non comunicare a lui le notizie che sto per darvi e che vi ho già dato, per evitare che il suo onore gli imponga di fare delle scelte avventate che non porterebbero giovamento né a lui né a noi. Vi chiederei quindi di tornare con il vostro intero branco, almeno quelli che sono liberi di farlo. Umon resterà mio ospite nelle prigioni. La sua maledizione è meglio che stia il più lontano possibile da tutti noi in questo momento, soprattutto da voi. L'unico che potrebbe avere a che fare con Umon è probabilmente Kakita. Trovo in questo momento Kitsune sta parlando a Kakita. Sai, sarebbe semplice. Se Umon ti amasse veramente, tu moriresti. Risolverebbe un sacco di problemi. Sì. Pensa invece questo. Quanto facile sarebbe se la mia lama lo trapassasse nella gola. Ma se lui morisse amandoti, tu moriresti lo stesso. Non credo ci sia questo rischio. Non si sa mai. La vita Rokugan è sempre caotica. Dovrò ucciderlo prima, allora. Potrebbe essere questo a farlo innamorare di te. Non farmici neanche pensare. Che stronzo che scacco gli hai messo. Beh, io andrò un po' a riposare. Io terrò d'occhio ancora la porta. Io vado di sopra a nascondere tutta la roba che hanno lasciato Ida e Kakita nella stanza. Ok. Quindi sentitevi liberi di entrare e uscire da questa casa nei prossimi giorni, come più vi aggrada. Ma vorrei che tutti partecipaste alla prossima discussione che riguarda il vostro intero branco. Va bene. Dove e quando, mio signore? Alla casa del tè di Madame Atsuruchi, domani mattina, sì, al sorgere del sole. Mio signore, quindi niente sake questa notte. La casa del tè è anche un modo di dire per il bordello. Certo, se posso parlare. Certo, un nobile lupo può esprimere tutto ciò che ritiene necessario in questa corte. È vera la pista su cui ci stiamo muovendo? Siete al corrente delle nostre scoperte? Alcune. È anche di questo che dovremo parlare domani. L'importante è che sappiate che se c'è una colpa graverà su di me. Non credo che si possa parlare di colpe in questo caso. Che sì. Ora, se non vi dispiace, il daimyo è atteso a palazzo. Ci inchiniamo. Si rialza, prende la scatola con i capelli di Akuseki, ve la consegna e vi dice: un dono per mio figlio. Non funziona così. Lo so bene, Gianni. Si alza e se ne va. E il ragno, quello che prima si era presentato a voi come ragno, viene ad aprirvi la porta. Ok. E mentre uscite, vi dice: sono contento che non abbiate fatto la scelta sbagliata. E dirò le stesse parole a cui ho detto al Danio. Contestaggio alla volpe. Non dubitate, non dovete fatto dubitare di una scelta del genere. Si inchina. Più di quanto vi inchinate, anche a Xian. Andiamo. E tornate verso la
e torniamo verso nord. Io dopo un po' che sono tornato giù, quando loro rientrano sentono proprio io che sto dicendo a Kuseki. Quindi adesso effettivamente il lupo ha perso il pelo. E quando glielo dici vedi che lui, mentre tu eri di sopra ad armeggiare, si è completamente rasato, in modo da essere almeno... Eh sì, per quello che sto dicendo, il lupo quindi perde il pelo. Oh! Ma non il vizio, non ti preoccupare. Eh beh, gli hai servito, eh? Certo. Ti faccio un piccolo applauso. Ah, bentornati. Kitsune, Sama. Akuseki, Sama. Kakita, Sama. Non c'è bisogno. Immagino... Oh, c'è bisogno invece. Immagino che abbiate visto mio padre. Sì. Il ragno... No, perché? Il perché... ragno... Il nobile Daimyo Agashi e il ragno sono in realtà la stessa persona. E non ve ne siete accorti? È uguale a Kuseki. Oddio. Ok, sì. Che i granchi non hanno tutta questa gran potere di visione. Il però ragno, Xiang da te... Il ragno è una persona, giusto? Non è la stessa persona che il Daimyo. Teoricamente è un arachnide. L'appellativo ragno è per una persona, giusto? Mm-hmm. Che non è il Daimyo. Tecnicamente il ragno è un titolo. Vabbè, esatto. Va bene, ad ogni modo... E invece sono la stessa la persona. La volpe è confusa. Lo vediamo. Akuseki, ma l'avete incontrato per te ragno. Da parte di tuo padre. Lui prende la scatola di legno e fa... Era giunto il momento. Si gira verso il camino e la butta nel camino. Va bene, gesto drammatico. Qualcuno spiega alla volpe che diavolo sta succedendo? Sta succedendo... Che mazzo sta succedendo? Sta succedendo che... Come poter dire? Come avete fatto a non riconoscerlo? Ci sono, lasciate che mi presenti. Esatto. Ryumoto Akuseki. E si inchina verso di te. Non è una famiglia nobile. Io gli do la mano e faccio... No, no, si è solo inchinato. Io mi inchino e dico un nome a caso. Quindi no. Usiamo nomi d'arte, tipo Spider-Man. No. Lo posso picchiare adesso? La volpe quando ci si mette è veramente... Tutto sommato sono utili. Vabbè. È veramente limitata nel suo percepire la realtà intorno a sé, vero? Al drago stridono i denti. Non appartengo alla famiglia Agashi, come non ci appartiene mio padre, che è il ragno. E il daimyo? È mio padre, in un certo senso. Ma sono gli Akuseki che hanno... Gli Akuseki ce n'è solo uno, per fortuna. Sì, beh, oddio, non si sa per gli certo. Agashi sono coloro che regnano su questo territorio. O così, quindi come fatto? O così tutti credono. Ma falsificare delle carte ma se tutti di mille anni fa non è così difficile. Ma se tutti lo credono vuol dire che effettivamente tu sei un Agashi. No, appartengo alla famiglia Ryumoto. Posso avere una tua conoscenza per se l'ho mai sentita? Araldica. Sì, non difficile. Cortigiano, ok. Araldica non ce l'ho, che sarebbe int. Sì, è conoscenza in generale. Non ce l'ho. Di fare 35 per sapere chi sono i Ryumoto. Continua a sfuggire qualcosa da volte, ma se ne siete certi voi? Sì. Purtroppo sì. Quindi perché tutto questo? Ma purtroppo. Perché mio padre voleva essere certo che voi foste le persone che io gli ho detto che voi eravate. Ve l'ho detto che dovevamo ucciderlo. No, è il contrario. Non dovevamo. Sarebbe stato ucciderlo. Più divertente. Ma in questo momento le vostre teste penderebbero probabilmente dalle mura della città. Poi i lupi non si sbagliano tra di loro. Certamente no, non era neanche da considerare un'opzione del genere, quindi... La volpe non capisce perché di tutto questo. Non ce n'era perché effettivamente io bisogno. Ne ero sicuro che voi mi avreste lasciato in vita e mi avreste aiutato. Mio padre non si fidava di voi, molto semplicemente. Quindi non bastava scrivere quello che la volpe ha chiesto, tutto ok, arrivederci? No, non era quello il punto dell'idea di mio padre, che torno a ripetere, è il ragno. È lui che vi ha chiesto di uccidermi per provare a vedere se mi avreste effettivamente ucciso. Quindi la volpe continua a domandarsi del perché di tutto questo dramma del pelo, quando bastava dire tutto a posto, non mi hanno ucciso. Perché oggi Akuseki doveva morire. Quindi questa è la versione che facciamo circolare?
i lupi hanno ucciso uno del loro branco? No. No. Semplicemente... Akuseki è morto? Esatto, e un'altra persona. Akuseki. Akuseki, sempre. È nata. La volpe continua a credere che i lupi non siano molto bravi nel formulare piani. La volpe, infatti, dovrebbe continuare a non affidarsi ai piani dei lupi, che evidentemente non funzionano molto bene. E su questo siamo perfettamente d'accordo. Benissimo. In realtà ha funzionato benissimo, però vabbè. È puro caso? No, comunque andiamo avanti. Per volontà degli antenati, probabilmente. O guidati dai kami. Lui ha barba o qualcosa? No, è completamente glabro. Adesso assomiglia tantissimo a Xiang senza i tatuaggi. Però si è completamente rasato, si è sistemato le sopracciglia che prima erano molto curate, adesso sono delle sopracciglia di una persona normale. Si è cambiato d'abito e sembra quasi un'altra persona. Che stavo cominciando a pensare? C'ha una fenice sotto i capelli? No, aspetta. No, ce l'ha sul petto. Esatto, è una Corvette. Beh! Bello. Un Firebird. La volpe continua a non capirci niente, ma cosa si fa ora? Che istruzioni vi ha dato mio padre? Domani mattina alla casa del tè. Un luogo che dovresti conoscere. Però teoricamente ora posso ucciderlo. Gliel'ho suggerito io. No. Non l'avrei mai detto. Kitsune, ti sconsiglio di provare ad uccidermi. Esatto. Noi a questo punto direi che non sappiamo molte cose di Akuseki, perché abbiamo conosciuto un altro Akuseki, evidentemente. E... lasciate che vi racconti due cose sulla mia famiglia, forse vi sarà più chiaro. Ecco. Chi è ragno? Direi che dobbiamo scoprire... e chi è Akuseki? Chi è questo lupo ragno? Che creatura orribile. Dio sì. Sì, però effettivamente, cioè... di solito il nome dell'altro animale è dopo, quindi è un ragno lupo al massimo. Dipende, il topo ragno ha prima il nome topo. La zanzara, e non è un ragno. Tigre. Vi prego, fate parlare. Chi gli sta prendendo il mal di testa? Aiuto, facciamo una posta. Kakita, hai sete? Kakita sta già bevendo. Ah! Allora passo lì, hai un bicchiere anche per me. Ne ha già, beva, già preparato. Ah, ok, uno. Grazie. Non è neanche un bicchiere. Beh, ma non sarebbe il caso di. E si svuota ancora prima che tu lo prenda. Non sarebbe il caso di chiamare anche Isawa prima di discutere di questo. Esatto. No, no, non c'è necessità per il momento di contattare Isawa, credo. Beh, la volpe potrebbe farlo velocemente. No. No. Questo no, mi sembra che necessiti di altre informazioni, visto sì, l'intensità con cui viene dato. Ti spiego immediatamente e gli racconto quello che ci è stato raccontato relativamente a Isawa, con tutta la parte soprattutto relativa all'antenato. Esatto, all'antenato, alla corruzione, e naturalmente sulla parte della corruzione io calco la mano, nel senso che per me è un po' orrido. Beh, ma ha toccato la statua di giada del daimyo. Questo non significa che la corruzione non scorre in lui. Beh, non a livello da essere intaccata da una significa, pietra magica. Significa che potrebbe forse corrompere qualcun altro, ma che lui non è corrotto. Se ha un antenato corrotto, noi lo sappiamo del tuo antenato. Noi lo sappiamo del tuo antenato. No, che c'hai il sì, nonno cioè, sempre no. Presso. Sì. Ah, ok. Beh, oddio, ogni tanto vedete che il nonno si infastidisce e fa rovesciare Roma, quindi direi di sì. Esatto. Anche Xiang ha un antenato completamente separato da lui. Sì, ma non è corrotto. Se non nella linea karmica dell'ordine celeste. Esatto. Però lui è uno spirito. E anche lui è uno spirito ma corrotto? No, lui l'ha nel sangue. Lui ce l'ha nel sangue la corruzione. Ah, quindi è fisica? Sì. Eh sì. Non è spirituale? No. Credo... E allora avrebbe dovuto funzionare la giada? Se lui fosse effettivamente corrotto, sì, ma un suo antenato potrebbe essere stato corrotto. Molto diluito. Ma molto esatto. Diluito. Potrebbe anche il suo antenato essere stato corrotto dopo aver avuto figli? È possibile. Quindi a quel punto è spirituale. È ancora da valutare e da indagare questa cosa. Perciò Isawa al momento è il caso di non contattarlo, finché non siamo sicuri di quali saranno i prossimi passi. Esatto. Io alzo le orecchie. Quindi se il ragno non era... il ragno, chi era la persona che avete incontrato prima? Il vecchio Tsuchisama. Esatto, un nobile, credo, servitore del ragno. Sempre molto, della vostra molto famiglia. Abile.
La nostra famiglia... Lasciate che appunto vi dica qualche cosa sulla nostra famiglia. Non siamo tecnicamente samurai. Siamo però... Definisci tecnicamente. Beh, l'imperatore stesso non sa della nostra esistenza. Ok, ecco, grazie per aver spiegato questo tecnicamente. Dettagli. E si chiama la famiglia? La famiglia Ryumoto. La nostra famiglia nasce effettivamente come famiglia servitrice del clan della Fenice, in particolare degli inquisitori della Fenice. E credo che i nostri antenati si siano trovati nella situazione di dover arrivare in punti dove né la diplomazia né la gloria o l'onore li avrebbero portati. Quindi l'ha fatto la menzogna. Beh, voi cosa sapete degli shinobi dello scorpione? Poco. Esatto. A loro serviva qualche cosa che fosse un avversario degno a pari livello degli shinobi. Noi siamo gli shinobi della Fenice. Hai saltato molte volte il tuo addestramento? No. Ho fatto esattamente ciò che il mio addestramento mi ha insegnato a fare. Quindi tutte quelle volte che siamo stati in pericolo e tu ti sei ritratto piagnucolante in un angolo, era tutto pianificato e messo a rischio la nostra vita. Siete mai morti? Questa non penso che sia un argomento valido di cui discutere. È estremamente valido. Ad ogni modo, la nostra famiglia si occupa di cercare quelle creature che riescono ad andare oltre gli occhi vigili del clan della Fenice. Quindi la Fenice sa che esistete? Alcuni nel clan della Fenice sanno che esistiamo. Se dovessero scoprirvi, l'imperatore vi raderebbe al suolo? Dipende con quali accuse. Ci siamo scoperti. Ci siamo finti dei samurai per centinaia d'anni. Credo che l'imperatore potrebbe prendersela per quello, sì. Mio padre si sta fingendo il daimyo di questa città. Beh, non lo è effettivamente. Non è un samurai. Ma ciò non toglie che è riconosciuto da tutti come il daimyo. Quando sì. Tante persone credono qualcosa, questo qualcosa diventa più vero. Ma quando questo qualcosa non è un samurai, la sua testa in genere finisce staccata dal suo collo. Ma il daimyo può nominare samurai. Se fosse lui un samurai, potrebbe nominarsi da solo. No, penso perché non è un nobile. La volpe non crede che sia mai ma attualmente è un nobile. No, tecnicamente non lo è. Il suo sangue non discende da quello dei nobili. Secondo la volpe ci sono molte possibilità di manovra in questa situazione. Lascerò le possibilità di manovra alla volpe e terrò segreta la mia discendenza. Ti avrebbero risparmiato centinaia d'anni di tribolazioni se solo vi fosse rivolti a qualcuno che ne sa di più. Forse le prossime generazioni saranno più fortunate. Ringrazieranno la volpe. O forse saranno ancora. O forse non ci saranno fortunate. Soggette allo strazio di avere una volpe come miglior amico. E ti mette una mano sulla spalla. Il mio miglior amico purtroppo adesso è morto. Hai possibilità di un nuovo miglior amico? La volpe non è aperta al momento. Oh, vabbè. Comunque. Sei solo alla prima fase di 5. Comunque, quando sono arrivato alla corte del Daimyo Matsu, sono arrivato sapendo che voi sareste stati già lì, perché io stesso avevo consigliato a Mayumi di invitare i lupi, sperando che riuscissimo a evitare l'inevitabile. Avevamo solo dei sospetti che si sono rivelati veri. E effettivamente siamo riusciti a evitare che il daimyo morisse. Sì, ma è morto un altro lupo. Che lupo è morto? Il cugino del daimyo. Quello è un leone innanzitutto. Leone, sì. E non è morto. Quindi non siamo ricercati? No, no, non siete neanche ricercati. Era una parte della prova. Umon è stato messo in carcere perché ha fatto... Kakita, cosa hai combinato questa volta? No, non è stato Kakita. È stato Umon che di sua spontanea volontà ha cercato di
attaccare briga con dei leoni al porto. Non ci si può mai fidare degli scorpioni. Questa frase non potrebbe mai essere più vera. Soprattutto perché l'ho detto io di andare a besticciare i leoni. Comunque, se avete altre domande, altrimenti credo che sia arrivato il momento di mangiare. Quindi non sei un samurai? No. Quindi sei inferiore a Xiang? Tecnicamente sì. Ti si illuminano gli occhi? No, mi sono solo girato guardando Xiang, ho sorriso e poi mi sono girato a guardare dritto. Esatto. Io ti sto guardando con la mia faccia vuota. La nuova vittima di bullismo. E non ci provare. Ed incredibilmente sono ancora superiore a Kakita. Sì. Esatto, nella scala... Che Kakita status è almeno uno. Bisogna vedere cosa ne pensa l'imperatore. Ah, l'imperatore. L'imperatore non ha tempo di pensare. Noi lavoriamo per l'imperatore. Chi c'era al sigillo? Io. No. Io. Ah, tu, giusto, sì. Nessuno. L'abbiamo abbandonato. Nella foresta. Perché per un pezzo l'ho trasportato io dentro l'armatura. Sì, poi non lo cagava nessuno. Ho preso io a fine del rituale. Quindi la foresta disperso. Insieme alla spada di bambù che galleggia sul fiume. Esatto. Noi comunque possiamo parlare per voce dell'imperatore. Xiang, fagli vedere. Parlare a voce. Sigillo. Quale sigillo? Io non lo tiro fuori. Ah, ok, comunque non lo tiro fuori, però vuol dire che possiamo parlare in nome dell'imperatore. Mm-hmm. Sì, potremmo farti samurai. Col sigillo di Bayushi. Abbiamo anche la faccia di Bayushi. Che potrebbe essere un'arma estremamente potente nei giorni a venire. Sarebbe difficile convincere qualcuno a indossarla, ma potrebbe essere un'arma. Io sono morto in questo momento, Kakita è morto. Quindi sei pari a Kakita? È interessante, non l'avevo vista in questo modo. Dobbiamo festeggiare, dov'è Umon? Umon in questo momento è in carcere. E lui non si aggiungerà con noi come Izawa? Per il momento, considerato che la sua maledizione potrebbe essere deleteria per tutti quanti, è il caso che resti isolato. Al sicuro, ma isolato. E troviamo la prigione morti tutti. Lui si è innamorato di tutti, si sono sgozzati nel sonno. Ehi, Umon, metti la distanza, vieni a giocare a carte. O meno, esatto. Quindi, qual è il prossimo piano dei lupi? Andare a casa di te. Il prossimo piano dei lupi è ascoltare qualcuno che è abituato a fare piani. Quindi non i lupi? Esatto. O almeno non i lupi tranne la volpe. Non che i lupi. Tenta di farli. Non i lupi. Purtroppo. Restiamo a non i lupi, Kitsune-sama. Sono d'accordo. E quindi? E quindi? Vedi che si mette il grembiule, va dietro al bancone e va a cucinare. Senza sapere che tu hai mischiato tutto. Sì, di chiaro. Tutto. Mi giro verso loro e faccio, quindi? Domani mattina, presto, alla casa del tè. Dal Raimio? Dal topo Raimio, sì. Io sono contento che Xiang ridacchia, che è tipo una delle prime volte. Dai, che farebbe di te. Non male. Ridacchio anch'io. E visto che sono preso bene perché ho fatto ridere Xiang, gli dico che ho spostato un po' le cose a... Meno male, almeno non moriamo avvelenati. No, più altro non mangiamo per adesso, seghi. Per adesso non morite avvelenati, poi vediamo. Esatto. Ok. E poi mettiamo quello che faccio. Quindi... Però lei cos'è che ci ha mentito da 10 anni? Sì. E non avete mai sospettato nulla. Nessuno di noi ha mai sospettato nulla. Ida, che non hai niente da dire su questo. Sai, di solito sei tu quello... onore, gloria. Beh, tecnicamente non è un samurai. Che onore ha un non samurai? Beh, ha mentito il fatto che è un samurai. Infatti la sua testa potrebbe pendere dalla forca in ogni momento. Sto parlando di... La volpe parla di rapporti interpersonali, in questo caso. In questo momento devo dire la verità. Diciamo che non, i lupi non hanno avuto un gran successo, visto che siamo partiti in... 8. 8?
Uno non era un lupo, ma era una lupa. Ed è morto. E l'enda. Un altro era uno dei lupi più feroci ed è morto. Per colpa della lupa. Un altro è il fratello della lupa ed è imprigionato. Non è un lupo. Ma se dovesse, sì, lo è. No. Chi lo dice? Kakita. Ovviamente, chi può dirlo secondo Kakita, te? Kakita, tu sei morto. Non hai più il diritto di scegliere chi fa parte dei lupi o no. Me ne ricorderò, Kitsune. Umon, quindi, è un lupo. Imprigionato, che però non può affezionarsi ad altri lupi, altrimenti morirebbe o sterminerebbe il branco. Pessima idea mettere un lupo del genere. Un altro era una pecora travestita da lupo. Anzi, più che pecora, qual è un animale molto attivo? Chiedo proprio a Kusaki, qual è un animale molto attivo sessualmente? Coniglio. Un coniglio travestito da lupo, morto anche questo più o meno. Mm-hmm. E uno non si fa mai vedere. Il tuo capo, eh. Andiamo piano con le parole. Tu sei un suo vassallo. È un po' più complicata di così. No, è assolutamente molto semplice. Ma per voi che non potete vedere il Chikushudo, non potete capire. Quindi, tutto questo, Ida, sei una donna? Ancora. Appunto. Ritiro su. No, basta. Ritiro su. Ok, Ida. Ida sicuramente non è un lupo. Sian. Continua a fare la stessa domanda, continua a ottenere la stessa risposta. Quindi Ida, io mi capisco. Ida non è un lupo, ma è un elefante travestito da lupo. La volpe non è un lupo perché è una volpe. E la volpe è il più lupo di tutti. Forse Xiang anche è tra i più lupi di tutti quelli che ci sono. Dovresti valutare il tuo essere un lupo, effettivamente ha un valore. No, bisogna anche pensare alla vecchia Bayushi, ha fatto veramente un lavoro terribile quando ci ha messi insieme. Eppure abbiamo risolto un sacco di problemi. Beh, insomma, c'è uscita morta, quindi non credo che sia andata molto bene per lei. Tecnicamente è andata molto bene per quello che aveva in mente quando ci ha messo insieme. Sì, infatti. Abbiamo fermato il suo diventare ciò che non voleva diventare. Girandoci così intorno, tutte le falsità possono diventare vere. Però no. Lei ci ha creato come gruppo per salvaguardare le famiglie di samurai. Vi sembra un gruppo questo? Un gruppo, non un branco. E abbiamo salvato il mazzo. La volpe non ha mai Matsu. La volpe non ha mai sentito parlare di grandi successi fatti da un gruppo di lupi. Forse, ripeto, il problema non è il nostro gruppo, è pensare di essere un branco. Un branco è fatto di animali simili che si coordinano tra loro. Noi siamo un gruppo di persone estremamente eterogenee che proprio in questo hanno un punto di forza. Dopotutto i kami che hanno dato origine ai clan erano ben diversi ed erano fratelli. Non erano un branco di creature simili. Altrimenti non ci sarebbe differenza tra una gru e uno scorpione. Eh? Se i kami fossero stati tutti simili tra loro, non ci sarebbero clan così agli opposti come quello della gru e quello dello scorpione. Se anche si alza, si avvicina a Ida, prende il suo bicchiere e comincia a bere perché non ne può più. E quando inizia a bere, senti che a un certo punto la tazzina fa molta resistenza e senti la voce di tuo nonno che ti dice: potrai bere quando troverai il tatuaggio. Sì, nonno! Che bestia, ragazzi, sto nonno. È uscita apposta. Nonno. Comunque non credo che sia adesso il momento di metterci a filosofeggiare su lupi e altri animali fantastici e su dove trovarli. Cioè, ma ti immagini bello che se viene lì, sta per bere e vedi la tazzina che non si...
E infatti quando vedo questi episodi rimango sempre... Da quando ci siamo riuniti non c'è una cosa che è andata per il verso giusto. Perché quando stavamo in gruppo andavano per il verso giusto sempre? Beh, fino a che Kakita non ci ha messo la lama, sì. Ed è inteso il doppio senso. Ho già assunto le mie responsabilità. Già. Di questo il gruppo non è molto contento. È terribile. Io mi metto a meditare. Trovo un altro nome. Pensa anche ai kami. Se tutti i kami fossero uguali, non potresti lanciare incantesimi della terra. Ma difatti non tutti i kami sono uguali. Esatto. Quelli dell'aria sono inferiori. Possono essere inferiori o meno. A giudicare da quello che è in grado di fare la vecchia Bayushi, forse non sono tutti inferiori. Perché i kami dell'aria piacciono le vecchie. O semplicemente ai kami dell'aria non piacciono le volpi. Addirittura i kami dell'aria si fanno ingannare così facilmente che vengono usati da maghi del sangue, da stregoni del sangue, senza che se ne rendano conto. E Akuseki da lontano dalla cucina fa: ah, sapete una cosa interessante a proposito della magia del sangue dei kami? Il Mao Tsukai, che ha quasi distrutto questa città centinaia di anni fa, l'ha quasi rasa al suolo con i kami del fuoco. Beh, se devi radere al suolo qualcosa, i kami del fuoco sono i migliori. Ah, considerando che l'abbiamo incontrato a te. Quindi per questo è sede del clan della Fenice, perché la città è risorta dalle sue ceneri. Esattamente. Ma se solo mettessimo questo pensiero dietro i piani che vengono fatti, forse non finirebbe così tutto a nugoli di lupi. Ora che gruppi ci penso, di lupi. E Akuseki sempre da lontano lupi. Dice: ora che ci penso, Akuseki è morto e Akuseki è nato. Sono effettivamente una fenice adesso. E ricomincia a cucinare roba immangiabile, perché ancora non gli avete detto nulla. No, no, io non so niente. Io ho detto che avevo spostato. Ah, sì. Quando l'ho fatto ridere, sì, Xiang. Ah, sì, ah, sì. Vero, vero, vero. Vero, vero. Vero, che almeno non ci avveleniamo, sì. Bisognerà trovare un nuovo gruppo, un nuovo nome del nostro gruppo. Le Fenici. Ognuno di noi sta morendo e rinascendo come qualcun altro, a parte quelli che... È un po' di parte, un po' di parte. Beh, avete ancora tempo per entrare nello stormo di Fenici? Dio, e ti mette davanti una ciotola di riso bianco e uno stufato di roba. Lo stufato di roba. Roba, perché ha preso quello che si poteva salvare dal casino di Kitsune. E si siede a mangiare insieme a voi. Se avete altro da fare o da dire durante la serata, se no. In privato con il nuovo Akusei. Io invece sto lì a tenere piazza, cercando di trovare un nuovo nome, cercando di capire quali sono gli animali che ogni tanto si incontrano, fanno casini e qualcuno sopravvive e poi si rincontrano. Le scimmie. Sicuro al 100%. Probabile. Akuseki a un certo punto lo prendi da parte. E lui sarà conscio del mio problema, della cerca per mio nonno. Assolutamente sì. E a questo punto glielo dico direttamente: mio caro Akuseki, quali sono i tuoi mezzi a disposizione per indagare sul mio tragico passato, soprattutto quello di mio nonno? Beh, mio padre ha sicuramente qualcuno a cui chiedere, o qualche vecchia pergamena da consultare. Farei di tutto. Interessante. Cosa intendi con di tutto? Diciamo che devo recuperare quella pergamena. Parlatemi del prezzo, se ne può discutere. Ok. Il prezzo per aiutarti a recuperare la tua pergamena sarà... Mm.
Una gara di corsa in cui non puoi usare le tue tecniche da monaco. Bene. Dovremmo pur divertirci ogni tanto. Ma sì. E immagino che anche un monaco sia a volte contento di poter staccare la testa e fare cose invece che pensare. In che senso staccare la testa? Staccare la testa, smettere di pensare. Che ogni tanto ultimamente era un po' troppo letterale il termine. Su via, quante teste sono volate? Nessuna, per fortuna. Tra lupino di sicuro. Una gara di corsa. Una gara di corsa. Eh sì. Ottimo. Allora, domani mattina, prima di andare alla casa del tè, correremo da qui al molo e ritorno. Il primo che vince potrà chiedere qualcosa all'altro. Tu mi potrai chiedere tutto l'aiuto possibile, che sono sicuro mio padre può fornirci, per trovare la tua pergamena. Io deciderò cosa chiederti. Va bene, amico mio. Anche se preferivo più sapere in anticipo cosa devo contro, però... Beh, adesso lo sai, una gara di corsa. Sì. Spero. Poi vedremo. Spero niente di spregevole. No, non mi permetterei mai di intaccare l'onore di un monaco. Potrei intaccare l'onore di un lupo, ma non di un monaco. Va bene, così. Andate a dormire? C'è altro che volete fare? No. No, direi di no. E la mattina, anzi è praticamente ancora notte quando senti bussare alla porta della vostra camera. Mm-hmm. Mi sono appena alzato stamina a 4. E a Kuseki? Io sono già pronto. Vogliamo anche svegliare gli altri? Dobbiamo fare una corsa andata e ritorno, quindi non vedo il problema. Potremmo tornare già che gli altri non si sono ancora svegliati. Oppure potremmo svegliarli e fare una cosa più divertente, dandogli fastidio. Credo che la volpe ne sarebbe molto contenta, no? Non è il suo modus operandi. Sono d'accordo con te, Kuseki. Ok. Ho portato giusto qualche cosa che ci può aiutare a svegliare i membri più addormentati del nostro... della nostra piccola famiglia, chiamiamola così. Vedi che ha un secchio d'acqua di fianco. Io guardo un po' con gli occhi spipati, che cazzo vuole fare? Lo mette di fianco alla... a Kitsune. Gli prende lentamente il braccio e gli mette la mano... nel secchio. La, fai una l'ho prova fatto con l'acqua calda, la pipì addosso. È calda. È calda? No, non è difesa? È... No. Dormi, no. Rapidità di mano. Di chi? No, no, quella la sta facendo Kuseki. 8, 9. Dormi, dormi. Fai anche una prova di stamina. Tiene 20 perché è fisiologico. Se hai atletica puoi usarla, ma tanto ce l'hai. No, difesa, cerimonia del tè, quindi bevo un sacco di tè, sono abituato. Beh dai, 17. Ok. Quando inizi a sentire la necessità di andare in bagno ti svegli prima di farla, però ti rendi conto di che ci sono Xiang, non so dove sia, ma c'è Kuseki di fianco che sta guardando la tua riesco mano. Riesco a rimanere a far finta di stare ancora dormendo? Sì. Sì, sì. Faccio finta di stare ancora dormendo? E? E faccio quello che si aspettano che accada. Ok. Evo con cavi dell'acqua. No. Esatto. Pensavo si svegliasse prima. E rimango a dormire. O far finta di dormire. Ok.
inizia a spingerti. Mi giro e tipo l'abbraccio. Fai una prova di rapidità. A me la volpe frega poco niente. Vediamo 12. Lui. Rapidità di mano? No, l'hai anche alzata. 6K3. Dai. 6K3. Sì, quanto ho fatto? Ah, ok, 17. Perché sennò usavo l'acchi. E lo abbraccio dicendo parole tipo una lingua strana. Oppure un nome di una donna. Sì. Tipo Mayumi. Esatto. Ok. Mayumi e cerco di abbrancarlo con la gamba. Fai anche un tiro di cortigiano. Ecco come i samurai passano il loro tempo. Pisciandoci addosso 10, e 20. Facendo il cane. 28 e 6, 34. Lucky. Ora spreca tutti i lucky solo per questo, eh. Come vedete. Come la migliore tradizione di Roberto. Certo. Ecco, così va. Porca tro... ecco. Hai già battuto, eh. L'hai già battuto. Voglio tirare. È molto lucky. 30, 45, 50. Me coglioni. 55. Ecco, il solito tiro del cazzo sprecato. Quindi proprio tipo... tarata. No, ma è cazzo, questo no, che importa. Certo, 50 per pisciare addosso al tuo compagno. Ne sto dicendo, lo so. E teniamoci il PG. Lo abbraccio cercandomi di strusciare il più possibile per passare a lui quello che è successo. Ok. Senti però che purtroppo l'hai convinto troppo e ti rendi conto di un particolare di Akuseki, che non gli interessano solo le donne. No, non è un problema. Ok. Però dopo un po' mi sveglio, cioè... e cerco di far finta, dai, sì, anche e corro, se di là, corro di là offeso per lavarmi, mentre in realtà ridacchio poi nel corridoio. Vedi che lui si pulisce e va a cambiarsi. Manca ancora Ida e Kakita, pensaci tu, io vado a cambiarmi. Gli scherzi alla volpe costano. Pensaci tu cosa, io li sveglio, basta. Vedi come vuoi fare. Le mani del ridito per svegliare dal nonno. Già che magari fosse possibile. Già, come dire, c'è il voto di castità da Monaco, poi vedi fare certe cose. Non lo so se c'è il voto di castità. Assolutamente. Sì. Sì. Assolutamente. Comunque, quelli di Occhio. Dopo lavati e pronti, direi che siamo pronti per andare. Che cazzo. Oh, è la mia base culturale. È un'ora prima di quando vi dovete trovare al palazzo. Perfetto. Un'ora prima? Sì. O un'ora per andare un attimo in giro? No, perché vedi che quando inizi a essere abbastanza sveglio, dice: bene, ci servono dei testimoni perché sto per battere Xiang in una gara di corsa. Non ci riuscirai mai, la volpe ha da fare però. I kami saranno i tuoi testimoni. E gli agito la mano davanti alla faccia. Scommettiamo che ci riesco. E che vai a cercare, scusa? 17 zeni che non ce la fai. E gli do 17 zeni. Ok. Glieli dai, quindi non li rivedi. Glieli do e poi esco per fare quello che voglio fare. Ida. Sì? Ci serve un testimone. L'importante è che non si tratti di correre. No, no, no. Tu starai qui a vedere chi è il primo che arriva. Ah, va bene. Sei pronto, Xiang? Che cazzo, quanta cacchina di robotini. Si è allestrato, è un cazzo di ninja. È uno shinobi. Esatto. Auguri. Anch'io tiro 7. Infatti tiriamo un pari. Ah, va bene. Sarà... E alle... ha fatto un diluvio di 10. E l'altro tiro questo per con questo. Il secondo sì, no, sono solo questi che sono due dati. No, davvero? Sì. Oddio, mi sembra. Allora, conta che qua c'è 51 solo con questi e ne devi tenere un altro, altri due. Sì, che ho 3 a 51 6 67. Grazie, ho vinto 17 zen. È come con la vecchia. Va pronti? Via! Lui è sparito. Boom sonico. Sì, esatto.
Vabbè. È passato un getto. Che cazzo ho fatto? Hai fatto 70 e qualcosa. Sono 40, 54, sono 58, 51, sono... 67. 67, sì. Bravi, tutti per le cazzate, eh? 55, sì, esatto. Oddio, 60. Questa per me non è una cazzata, Qua gli deve far vedere che sì, ok, sei Shinobi. Scusa, mi faccio aiutare dalla mafia a scoprire che ho ucciso mio nonno. Ho capito. No, ma poi soprattutto, ok, che lui è uno Shinobi. Però Shinobi ha dovuto spaziare in tante discipline. Cioè, tu ti sei allenato solo a correre per tutta la tua vita, cacchio. Ti direi che ti sono partiti i capelli. In questo caso si sono ricresciuti. Vai. Quando dai il via, Xiang parte a razzo verso il molo. E a cos'è che si tira su tranquillo. Rimane lì. Basta. Non l'avrei mai potuto battere. Ok. È solo molto divertente. È come... Beh, questa parte è rimasta del vecchio Akuseki. Vecchio Akuseki è in parte il nuovo Akuseki, dopo tutto. Che dici, mangiamo un boccone? Sì, mi sembra un'ottima idea. Sì, ma in teoria ci metto neanche 10 minuti. Nel frattempo vado a cercare qualcuno che sappia intagliare il legno. E facendogli vedere le targhette, quelle che abbiamo dei lupi, gliene faccio fare 10 uniti, chiedendo di quanto tempo ci vuole e quanti soldi vuole, con questo simbolo qua. Il Nue, un mostro con la testa. Loro. Ah, c'ha la testa di scimmia, il corpo da cozzo, che c'ha tutti i pezzi diversi. È più adatto è sicuramente del lupi. È con l'ant, dirà. E in più dice che piaga l'imperatore con incubi. Che bello! Allora che bello, sì. Essere il gruppo di lupi così. Allora sì. Così ci arrestano di default. No, è perfetto. Stavo guardando tutti gli animali mitologici giapponesi. Mi hanno detto il Nue che è fatto da 40 pezzi di cose diverse. Perfetto, nuovo simbolo. E io chiedo quanto vuole per farlo fare. Ti chiede uno zeni per tutto. E nel pomeriggio saranno pronti. Gliene do due. Ma con lo sguardo autoritario che siano fatti bene. Certo. Che sono magnanimo. Tu torni dopo la tua corsa fino al molo. No, e poi per dirtelo, io mi sono aumentato la stamina ora. E atletica 3. Ho bruciato 15 punti esperienza. Esatto, ho bruciato 15 punti esperienza e un 73. Io almeno ho sprecato un lucky. Vabbè che comunque mi servono, però. No, cazzo, veramente. Cioè, cos'è? Che hai i denti non al pane, E quando torni in locanda, Ida non c'è. Senti che da dentro stanno arrivando rumore di ciotole, bicchieri, Entri e ci sono Akuseki e Ida che mangiano della colazione. Ho portato il pesce! Lui lì. No, ora! Con 60? No, con 73 no. Ma certo. Oh, Xian, vuoi favorire? Hai vinto! E ti do una pacca sulla spalla. Scoppi in risata, perché se no lo ammazzo. E... sono sicuro che mio padre mi saprà dire qualcosa per te. È stato comunque una bella corsa. Non avrei mai potuto batterti. No, dopo il boom sonico, no. Ma infatti lui ha fatto tipo i primi tre passi, poi si è fermato. Dopo che l'ha visto sparire all'orizzonte. Immaginava anche uno, lo frego, faccio il ninja, sono le scorciatoie e poi... Lui stava già calcolando, sai, tipo, ti conosci i tetti. Esatto, no, no, no. No. Torni anche tu alla locanda e... Quindi com'è andata? Ha vinto Xian, hai vinto. Ah, ottimo. Ecco i tuoi 17 zeni. Grazie. Fantastico. Credo che sia quasi il momento di andare. Sì, direi di sì. Io mi armo di tutto punto. Anche con l'armatura? Sì, sì. E andate verso la casa del tè, che è effettivamente un bordello, ovviamente. Fa anche da casa del tè al piano di sotto, ma sopra è il bordello.
È bordello di alto livello, bordello medio. Quindi medio. Sia prostitute per il popolo che geishe. Il che lo rende molto vivo. Mm-hmm. E infatti c'è un sacco di gente un po' ubriaca, un po' è in un angolo con una donna. Alcune donne sono in un angolo con un uomo. E vedete delle samurai che hanno pagato dei prostituti. Ok. C'è un sacco di gente, quindi il posto è stato scelto perché c'è talmente tanta gente che c'è veramente di tutto, nessuno farà caso, nonostante il vostro aspetto abbastanza evidente tra monaco, tatuato, gigante in armatura. No, io vado a girare ancora con la maschera. Tizio con la maschera e uno con la benda sull'occhio, cioè non ce n'è uno di voi che si salva. Certo, sì, in effetti. Hanno scelto questo posto proprio perché così nessuno noterà le vostre bizzarrie. E vedete il vecchio ragno che vi sta aspettando seduto a un tavolino che fuma la pipa. Fare il porco in un angolo. Fuma la pipa in un angolo. Io arrivo, gli faccio un cenno con la testa, mi inchino e poi mi siedo vicino a lui. Anch'io mi siedo facendo tintinnare la tua maschera. Credo che la donna che cercate vi aspetti nella terza stanza dell'ultimo piano. Grazie. Io vado. Troppo per una donna. Credo che Tsurushi si sarebbe... Credo che sia una frase in codice come quelle che cercavate prima, ieri, di trovare per il vostro piano. Non credo che funzionerebbe con il padre della volpe. Neanch'io. E comunque accusa che ti dice siamo sempre in cerca di una donna. Un uomo. Ah beh sì, vero. Poi tra voi. E vado. E se anche ti corre subito dietro. Non ho capito a cosa si riferisce lì, ma andiamo avanti. Quindi andiamo alla stanza. La terza stanza dell'ultimo piano, vedete, l'ultimo piano di tre è quello un po' più deserto. E la terza stanza è quella praticamente al centro. Ma così che apre la porta, entra tranquillo. E dentro c'è effettivamente una donna. Vi fa cenno di entrare. Beh, entriamo ovviamente, anche siamo lì sul luogo. Mi sporgo verso di te e gli dico: quindi anche il padre di Akuseki in realtà è una donna? Qua tutti che si nascondono. Non è il padre. Akuseki chiude la porta dietro di voi e praticamente da una botola nel soffitto scende, quando siete tutti nella stanza, il padre di Akuseki. Cioè come scende? C'è una scala? Apre la botola e si cala. Con le mani. Ah ok. Si lascia scendere. Io lo seguo di dietro del padre verso l'alto per vedere se vedo una ragnatela. No. E ridacchio tra me e me, perché sarebbe stato molto divertente se ci fosse stata. Ringrazio i lupi di essere venuti qui stamattina. Immagino che voi abbiate delle domande e io spero di avere delle risposte. Raimio. Non è molto soddisfatto. È tanto un bel bug. Tecnicamente non badate a lei, anche perché vedete che praticamente la prende, la solleva ed è finta, è fatta talmente bene da sembrare una geisha che aspetta. Quindi è il manichino che occupa la stanza, la bambola gonfiabile del daio. Chi può dirlo? Donne, uomini, manichini. In che posto siamo finiti? Non uno adatto a un samurai, ma no! Tantomeno a un monaco. No! Or dunque. Allora, spero... Il granchio, la fenice. Perfetto. Quello che forse ancora... è da chiarire è quale sia il ruolo dell'uomo che state cercando in tutto questo. L'uomo che state cercando
non è l'uomo che state cercando. O meglio, voi state cercando un morto che ha preso possesso di una persona. Quindi Lagashi, che ha vergato quella lettera maledetta, in realtà era semplicemente un fantoccio di carne posseduto da un morto. Spirito. Dallo spirito del Mao Tsukai che ha condannato questa città centinaia di anni fa. E lì mi rigidisco. Però i nostri sospetti quindi non erano tanto lontani dalla realtà. No, e anzi vi hanno portato molto vicini ad almeno una parte della verità. Qualcuno di voi credo che abbia visto l'aspetto di questo Mao Tsukai. Sì, è nel vostro castello. E immagino che abbiate fatto una connessione tra l'aspetto di questa persona e l'aspetto mio e di mio figlio. È possibile. La connessione era inevitabile, mettiamola così. La somiglianza c'era. La somiglianza c'è perché si tratta di mio fratello. Lo zio di Akuseki. Posseduto però. Cioè, è morto quando? Non è ancora morto. Posseduto quindi. Sì, parte dei nostri doveri come famiglia era di tenere imprigionato lo spirito del Mao Tsukai nel corpo di uno di noi. Qualche cosa di cui ancora non so l'origine ha infranto il sigillo. E poi la volpe si lamenta del proprio padre. Le vostre famiglie sono lievemente più complicate. Tutte le famiglie sono complicate, ti assicuro. No, fidatevi che le vostre e quella di Ubon penso che possano vincere un premio. Forse. Beh, oddio, quella di Ubon è peggio, eh. Beh, stiamo lì. Questa è solo sul singolo, ma ad ogni modo lo spirito che ha posseduto mio fratello più anziano ha come unico obiettivo la vendetta su chi l'ha imprigionato in primo luogo. Che è stato? Una dei più validi esponenti del clan Matsu, della famiglia Matsu. Uno degli eroi di Giada. Ho una domanda. Il trisavolo di... del daimyo. Quando che voi avete salvato. Quando noi granchi siamo Iaci. Sul muro e combattiamo, solo i più saldi di mente e di cuore sono in prima linea, perché non devono mai e poi mai cedere alle tentazioni dell'ombra. Io suppongo che voi abbiate applicato lo stesso concetto nello scegliere la persona che avrebbe dovuto ospitare lo spirito. E quindi che cosa è successo che ha fatto sì che lo spirito abbia preso il sopravvento? Non ne siamo sicuri, purtroppo. Ma io sospetto che qualcuno, con l'intento di ferire direttamente il clan del leone per motivi personali, abbia agito volontariamente per infrangere il sigillo che mio fratello aveva su di sé. Non credo che sapesse completamente a cosa stava andando incontro. Quindi no, c'è un altro passaggio da Bayushi. C'è un mandante a chi la controllava, a poi chi ha liberato il sigillo. Chi ha liberato il sigillo potrebbe anche essere già morto, se il Mao Tsukai aveva bisogno di una vittima. Ma lo scopo del Mao Tsukai attualmente è quello di distruggere il leone. Sì. Distruggere Matsu. Matsu nello specifico. La famiglia intera. Sì, non credo. E ha ancora parte del potere che dei kami che aveva? Finché ha sangue a disposizione, temo di sì. Quindi perché elaborare tutto questo piano complicatissimo quando avrebbe potuto sterminare la famiglia molto semplicemente? Innanzitutto per evitare che qualcuno lo cercasse e vivere più a lungo in un corpo che non è il suo. Beh, deve essere un piano come quello dei lupi, visto che non ha funzionato. L'avete catturato? No, ma sappiamo chi è.
Sì, al momento sappiamo chi è. E perché non andare direttamente all'imperatore? Perché l'imperatore non deve sapere né che noi esistiamo. Quello si può omettere. Né il fatto che lo spirito di questo Mao Tsukai sia vivo. Quindi l'imperatore viene dato dall'oscuro di molte cose. Ogni clan ha i suoi segreti. Alcuni ne hanno di più. La volpe no. La volpe infatti è un clan minore. Ti assicuro che la mantide di cui voi siete vassalli ha altrettanti segreti. Quello che ho cercato di fare in queste ultime settimane è stato risalire a dove mio fratello possa essere stato visto più recentemente. Ho delle informazioni, ma purtroppo, per quanto la rete del ragno si estenda molto in là all'interno di Rokugan, in alcuni posti non sono riuscito ad arrivare. Per tempo o per risorse, alcuni di questi luoghi sono ancora inesplorati, diciamo. E pochi samurai a Rokugan andrebbero in alcuni di questi luoghi. Io spero che voi siate tra quei pochi. È il posto in questione. Un posto che credo al nostro Ida sia abbastanza conosciuto. L'hanno visto superare il muro. Quindi è rintracciabile. È rintracciabile. Almeno neanche i lupi sono così folli da andare oltre il muro. Dipende. Da. Nessuno andrebbe volontariamente oltre il muro. Il problema fondamentale è che se la minaccia che sta oltre il muro rischia di distruggere tutto. C'è sempre una minaccia oltre il muro che cerca di distruggere tutto, e non credo che i granchi vadano a fondo. Non tutte queste minacce si trovano al palazzo di uno del clan del ragno. E non sto parlando della mia famiglia, sto parlando del vero clan del ragno. La famiglia Daigotsu. Nelle terre d'ombra? Sul limitare delle terre d'ombra. Limitare è già qualcosa di più accettabile. Come immagino voi abbiate sentito negli ultimi anni, l'imperatore non ha potuto rifiutare le pretese della famiglia Daigotsu sul loro diritto di nascita in quanto discendenti da un kami. E gli ha concesso dei territori al confine con quelli del granchio. La parola importante, la volpe crede che qui sia confine, perché visto che tanto siamo qui tra amici... Mm-hmm. La volpe lo dice, non si spingerà nella profondità delle terre dell'ombra, è un suicidio. Non vi chiederei di spingervi in profondità nelle terre dell'ombra senza almeno un esercito. Ciò che deve essere chiaro, però, è che il clan del ragno non è il clan del granchio. Quindi è una terra di confine senza una forza di confine. Beh, se non sono stati sterminati... Oh, certo. Un conto è avere delle terre, un conto è controllarne i centri nevralgici, un conto è avere le terre sgombre. Speriamo che le tracce ci portino ai centri nevralgici. Quello che vi voglio dire è, più ci si avvicina alle terre d'ombra e più bisogna essere preparati. Non dirlo alla volpe. La volpe lo sa, per quello non ci vorrei mettere via. Quello che stiamo per fare, se lo stiamo l'unico per fare, sei tu. È un atto di coraggio o incoscienza. Quindi ciascuno di noi deve scegliere per sé. Diciamo al confine tra le due. È una terra di confine, è un atto di confine. Ciascuno scelga.
quello che vuole fare. Quello che dovreste fare non è entrare di forza a testa bassa alla ricerca di mio fratello. Innanzitutto perché sarebbe troppo evidente e lui sparirebbe di nuovo. Ma soprattutto perché, essendo il clan del ragno quasi ufficialmente parte dell'impero, sarebbe un attacco esplicito verso un clan che potrebbe portare a conseguenze pesanti per i vostri stessi clan. Certo. La famiglia Daigotsu, da quando è stata accolta all'interno dell'impero, seppur ai margini dell'impero, non può rifiutare di stare al gioco delle famiglie di Rokugan. Quindi presentarsi come samurai che semplicemente si trovano di passaggio e cercare di trovare informazioni, e sarebbero due, se possibile, mio fratello, e quattro Ronin. Beh, non è così strano come Ida può confermare. Tre Ronin, non monaco. Che alcuni samurai senza padrone decidano di affrontare gli ultimi anni della propria vita uccidendo demoni e oni. Non sarebbe così. Si domanderebbero però cosa ci fa un granchio, una volpe e un monaco con questi personaggi. No, non credo. Compagnie di ventura sul confine sono composte spesso da membri abbastanza variegati. Come ripeto, pochi sono così folli da spingersi nelle terre dell'ombra. Non vi posso imporre ovviamente di mettere in pericolo la vostra vita. Spero solo che voi decidiate di farlo. Un'altra domanda. C'è un sigillo che può riportare vostro fratello alla condizione iniziale? Sì. È inutile che lo spieghi a voi. Se la volpe accetterà di andare, sarà compito suo convincere i kami a imporre il sigillo. Sperando non ci siano in mezzo quelli dell'aria. E un'altra domanda. Potrebbe servire Zawa. Colui che è, esatto. Entrambi potreste essere un ottimo strumento, soprattutto se foste in grado di aiutarvi. Quindi Zawa verrà con noi. Sì, ma cosa ci garantisce che il suo sangue non risponda al richiamo? Sì, infatti. Della corruzione. E che noi ci troviamo sostanzialmente. Il suo collegamento con i kami è forte. Una serpe in seno. Non solo. A meno che non sia tutto un trucco di qualche creatura del Sakaku. La famiglia del Daimyo, come avete visto, ha raccolto diversi artefatti. Durante l'esistenza. Separarmi da ingenti quantità di giada per assicurarmi la vostra e quella di Izawa. Sicurezza e difesa dalla corruzione è un prezzo che sono più che disposto a pagare. Oh, ma i lupi non richiederebbero mai tali quantità di giada, qualche cristallo potrebbe bastare. Abbiamo giada in abbondanza. Meglio essere sicuri. Ti chiedo solo una cosa, in aggiunta a qualche cristallo di giada. Il controllo su quella persona è una vostra responsabilità e di conseguenza di Akuseki. Infatti Akuseki verrà con voi. Akuseki andrà in ogni caso. Questo non ho dubbi che lo faccia. Anche perché se dovesse scoprire il ragno che non è morto veramente. Oh Cristo. Certo. E nel momento in cui quella persona dovesse perdere il controllo, sarà Akuseki in prima battuta a dover evitare che questo nuoccia tutti quanti. È stato addestrato anche per questo. E sia. Puoi dire come fai. Va bene. Per quello che mi riguarda, ho tutte le informazioni che dovevo avere. Forse la volpe ha capito solo adesso, ma l'antenato di cui abbiamo parlato di Zawa sarà sempre la stessa persona che stiamo cercando? È possibile. Il che potrebbe aiutarvi a capire esattamente dove si trova.
e potrebbe complicare le cose quando ci troviamo. Beh, quando mai un piano dei lupi è stato si è complicato? Beh, ma si sono sempre risolti bene. Mm-hmm. Ho già sentito più volte questa frase nell'ultimo giorno. Nell'ultimo giorno. Siamo vivi. Ma siamo vivi e si sono risolti tutti bene. A meno che tutto questo non sia uno scherzo. Non credo. Io sono a disposizione, pronto a partire. Sono lieto di sentirlo. Penso che ci vorrà almeno una giornata per prepararci. Senza nessun problema. Anche per vedere come portarci dietro le ingenti quantità di giada. Un carro, così per passare inosservati. Esatto, infatti. Non siamo il bersaglio di chiunque, così. Le ruote del carro, Buddha, Buddha di giada. Potremmo fare a te un'armatura di giada. Eh sì, addio. A lui ti facciamo portare da Monaco, tipo, sai, tipo il tronco fatto di giada. Sai, il porta armatura dei cavalieri dello zodiaco. Esatto. Ma esatto. Di giada. Il clock di giada. Voglio solo il tirapugni di giada. Che però no, dentro non c'è l'armatura. No, c'è è altra un giada. Un cubo di giada in realtà, esatto. Pesantissimo. Esatto. Solo lui lo può portare, probabilmente. Il cubo gelatinoso di giada. Beh, sistemiamo le cose qui in città e poi... quello che è rimasto dei lupi potrebbe essere disposto a partire. Ok. Non possiamo dire niente a uno prima di partire. No, poi potrebbe preoccuparsi per Akuseki o per Kakita, e Kakita potrebbe morire. O peggio, potrebbe preoccuparsi di voi. No, è più probabile che si preoccupi per te. Non credo. Beh, in fin dei conti non è un lupo. Chi? Umon non è un lupo. Umon sì, è un lupo. Sì, perché l'ha detto la volpe. Umon non è un lupo. Umon è un lupo. Umon è uno scorpione. Mi concordo con Kakita. Uno scorpione lupo. No, è uno scorpione e basta. E basta quei mix di animali stasera. No, spero che... vabbè, non penso che sia il caso di discuterne qui. Sì, vabbè. Ma sappiate che la volpe... ha trovato un nuovo nome. È completamente d'accordo sul fatto che... Umon faccia parte del nostro gruppo. Comunque questo si possa chiamare. Branco, gruppo, accozzaglia. Quello che si vuole. Beh, comunque ne discuteremo fuori di qui. Se c'è qualcosa da discutere. Esatto. In questo momento è bene che stia dove stia. A Kuseki vedi che si avvicina a suo padre e gli dice qualcosa sottovoce. E suo padre gli fa cenno di sì con la testa. Quando voi iniziate ad alzarvi per uscire. Io faccio le condoglianze al padre di Kuseki. Ti ringrazio. A Kuseki esce e infatti io mi alzo. Mio figlio mi dice che avete una domanda per me, che io vi posso aiutare. È una questione privata? Sì, me ne sono già andato. No, se vuoi da puoi rimanere. Non... è un segreto che tu conosci. La mia domanda è sempre la solita e mi persegue dal giorno della dipartita di mia nonna. Devo sapere... cazzo, ha messo la perché? Chi è il responsabile della sua morte e quindi anche del furto della sua pergamena? Non devo nemmeno andare a controllare gli archivi. Mi sono informato sul vostro passato anni fa. Chuda Mitsuhashi è il nome della persona che cercate. Cercate, è diventato romano. Che coglioni! È The Rokugan Sud. Esatto. Oh, Salazio. La famiglia Chuda fa parte del clan del ragno. Credo che tu verrai di sicuro.
Tra l'altro, se prendi la pergamena e scappi, che ti rivia più. Infatti, esatto. Ti attraversi tutto il muro nel tempo di un Oni che si gira e fa. Tu non hai idea di che cosa fa quella pergamena. No, è la ricetta dei ravioli al vapore. Esatto. La pergamena del guerriero dragone. Certo. È una pergamena dove non c'è un cazzo. Però dopo fai la presa del dito Bush. Sti cazzo. Esatto. Ne siete certi? Vabbè, passiamo alla giornata poi. Ah, scusa. Ne sono certo. Sapete dove si trova e se ha con sé questa pergamena? Non ho idea di dove si trovi in questo momento, né tantomeno dove si troverà quando arrivate nei territori del ragno. Ma il castello dei Ciuda potrebbe essere un ottimo posto da cui partire. Ovviamente. Dopo tutto è sulla vostra strada. Vi ringrazio. Sono io che devo ringraziare voi per il vostro nobile sacrificio. Non abbandoneremo certo un lupo appartenuto al branco, e che tuttora gli appartiene. Vedi che lui si inchina, si rialza, riapre la botola. Ci si rinfila. E ci si rinfila. Mitico. Siete da soli tu e Ida? No, io mi rialzo con il manichino. Il manichino è... No, aspetta. Ma il manichino lo rimette a posto? No. Ah, quindi rimane lì da qua. Ci penserà il vecchio di sotto. Ah, giusto, è vero. Che brutta scena. Ottimo, mi sono appena reso conto che non ho mai usato l'abilità dei Kitsune. Bravo, beh. Quella che... Sono gli unici che possono parlare col Chikushuto. Sì. Invece di chiamare i kami, chiami gli spiriti animali. Potevo chiedere a quelli che facevo prima. Assolutamente sì, hai sempre voluto fare il contrario. Va bene. Chi sono io per obiettare? Hai ragione anche tu. Akuseki è di sotto che sta parlando appunto con il vecchio. E quando vi avvicinate vi dice: troviamoci sempre alla taverna più tardi. Ci porterà qualcosa di utile. Io chiedo a Kuseki se c'è verso reperire le più informazioni possibili riguardo alla famiglia Ciuda. Vedi che guarda il vecchio si inchina verso di te. E gli fa tutto. E si allontana verso la stanza di sopra, il vecchio, a risistemare il manichino. Sì, giusto. Akuseki esce, accompagnato da Kakita. Kitsune è già praticamente fuori. Quindi se non avete altro... No, seguiamo Akuseki e ci dirigiamo al luogo d'incontro dove ci devono fare la consegna. Cioè alla locanda. Allora, ovviamente, che domanda, ormai è nostra. Dove mai potremmo essere? Esatto. Se non lì. La locanda... ovviamente è deserta perché la gente ha capito di tenersi alla larga. Neanche gli avessimo dato fuoco. È la prima locanda a cui non date fuoco. E nel pomeriggio arriva anche il tizio a portarti. Ok, io non voglio passare la giornata e la notte a nasconderlo nei pacchi di tutti i miei compagni senza farmi vedere. Ok, fai una prova di rapidità di mano. Chiaramente Xiang, mentre sta tipo dormendo, sta meditando per il nome di cui ognuno è. Scusa, meno recettivo. Dove me lo nascondi a me? Tu non hai zacca nella cintura? Dove lo tieni quello del lupo? Del lupo? Il simbolino quello di legno del lupo. Addosso. Dove? Legato con un cordicello. Ok, cerco di sostituirglielo. Se ti pesco! E penso che mi stiano rubando qualcosa, ti arriva un rarazzo nel viso. No, è il riflesso incondizionato. Ah, quindi lo meni per riflesso? Sì, penso che mi vogliono rubare il sigillo arteriale. Un po' di 31. Dovevi arrivare a 30, quindi
preciso. Non ti pesco, no. È andata bene. Più che altro non sostituirlo, perché in realtà non volevo sostituirli, perché voglio che comunque in pubblico ci presentiamo come lupi. Cose così. Ma che lo trovi? Glielo metto in tasca da qualche parte, o attaccato a un'altra cordicella che gli aggancia la cintura. Con jiu-jitsu posso immobilizzare. Sì, lo so. Detto. Cioè. Lui gli attacca la cintura, Ida glielo metto nell'armatura quando se la toglie. Tipo un angolo a Kakita glielo do. Gliela inchiodi sulla spada di bambù. Bello. E a tutti quanti, almeno che la mattina dopo, se cercano lo trovano, se si guardano i sacchi, se no lo scopriranno in futuro. È il coso del lupo, ma invece del lupo c'è il nue, che è quello con la testa di mostro, scimmia, il corpo di procione, la non coda, ce lo potevi semplicemente la coda, no? La chimera, la coda, è così, e in più dice il verso di un di tipo di un merlo. È stranissimo. Vabbè, io provo a tirare la percezione se me lo trovo. Ok, non è particolarmente nascosto. No, sì, non è nascosto, è solo che non fa meno tanto. 13. Sì. Comunque, te lo trovi addosso. Giusto per chiarezza, testa di una scimmia, il corpo di un procione, le zampe di una tigre, la coda di un serpente emette il verso di un tordo dorato. Ah. E non solo è legato ai fulmini. Sì, ed è in grado di trasformarsi in una nuvola nera. È Pikachu. E di solito è un portatore di disgrazie e malattie. E ha fatto impazzire l'imperatore con gli incubi. È lo spirito della spada di Arches Ney di Bastards. Sì. Ah, è vero. Contro gli Ifriti. Giusto. Difatti, questo nome era bellissimo. Anche se non ci sta bene il nome della puntata, il nome. Però là può rimanere i lupi. E poi il nome è solo tra di noi. Ormai il master vi chiama i lupi lo stesso. Sì. Io lo guardo. Quanto hai fatto bene? Fatto bene. Vado da Xiang e gli dico, ma è uguale, stessa dimensione. Nella mia armatura. Non ne facevo parte sicuramente prima, immagino, non ve l'ho mai visto. È fatto bene, è di una bella fattura. E Kakita fa, ne ho trovato uno anch'io. Vado da tutti. Anche a Kuseki se lo trova guardando nello zaino. Anche io ne ho trovato uno. Bene, che cos'è? Beh, è un nue, credo. Sì, ho capito. Ma sì, è chiaramente un nue. Per vedere se sapeva che cos'era un nue, ho fatto... No! I tiri inutili, sì! 54? 54! Ma no! Vabbè, vabbè. Quindi saprei anche cosa significa. Questo gioco è bellissimo! Rappresenta l'unione di diverse cose che creano una sola creatura molto temibile. Che fa paura ai suoi nemici. E non però, solo ai suoi nemici. E però emette un verso stupido. Beh. Questo lo dice Kakita guardando a Kuseki. Che un tordo. Un tordo dorato. È il nostro dio. È il nostro dio tachino. Cioè, qual è il verso della gru? È un nobile verso rispetto a quello di come un tordo dorato. Non sono una gru, sono un lupo morto ormai. Spiace. Ah, la memoria. Non sono degno di emettere certi versi. Perché invece sai come fa il tordo dorato? Beh, sicuramente non è nobile come una gru. La gru non ha mai fatto venire gli incubi all'imperatore. Perché ha una voce nobile e delicata. Quella del tordo invece è più simile a quella di Kuseki. Credo che sì. Beh, sì, è vero. Perfetto per Kuseki. Rispetto ai discorsi di ieri, no? Mi sembra più adatto. Smarcato sì, che sì. Non è una fenice. Rispetto ai lupi. Anche perché qui di lupi ne sono rimasti pochi. Pochissimi. Nessuno, credo. Beh, 3 ci sono ancora. Per ora. Su 8. Ida, andiamo a fare un po' di allenamento, per favore. Sì, adesso che so che cos'è, possiamo andare. Mi immagino di averne uno addosso anch'io. Ah, eccolo. Attacca la cintura dietro, che quindi non lo avessi mai trovato. Durante, dopo che vi siete allenati nel pomeriggio, durante la sera arriva anche il vecchio con delle cose per voi. E quello che srotola sul tavolo. Metallo. Non è metallo. Ma sono innanzitutto un ciondolo di giada per ciascuno di voi. La famiglia è quella di Kuseki e si srotola. Beh, sì, chiaro. Rimarchiamo il metallo, mi raccomando. Scusate. Ciondolo di giada. Poi c'è la spada di Kuseki,
che si prende lui perché è la sua. E beh, la spada di Abusei. Non se la prende Cacchino. Quella intagliata? No, è la sua spada. No. Ah, di Abusei, scusa, sì, sì, sì. Di Isao, c'è qualcun altro? Mi ha riportato. Bello. Che vedete è probabilmente più costosa del palazzo del Daimyo. Madosca. Perché ti rendi conto che è legata con un... tu che sei Shugenja, te ne rendi conto? Con le fasce che usava Shinsei, il pannolone di Shinsei. Praticamente sì, è impossibile da aprire se non facendo apposta per aprirla, cioè non si può aprire per sbaglio. Ma ti rendi conto che quei sigilli sono in genere usati per contenere la potenza dell'onice. Okay, che è quella cosa più potente della giada, che però rende pazzo e potrebbe corrompere o meno, forse non più si che sa. Altro è pazzia, no? È più pazzia. È tipo, se mi trovo da solo contro un Oni non ho nessun'altra possibilità e tanto morirò lo stesso, almeno a meno che tu non abbia una spada che sia fatta apposta per utilizzarlo senza problemi. Sì, no, questa non è fatta ad onice, apposta. Okay. Questa è fatta ad onice la spada. I sigilli servono a non rendere pazzo chi se la porta appresso finché non la usa. Ok, però usarla non un cazzo di sigilli. Ok, quindi ho cazzo di cannone. È una spada d'uranio, sostanzialmente. È una spada d'uranio in un fodero di piombo. A proposito di cannone o colpo solo, oggi ho scoperto che esistono i silenziatori per i carri armati. Sì. Sì, sì. Sono dei cose che sono più grossi del carro armato. C'è anche in Iron Man, se ci fai caso. Quale? Sì, sì, il primo. Sì, quando lui va a vendere armi nel deserto. Assortite nel deserto. Sì. Pensavo aver fatto una scoperta fantastica. No, cioè nel senso. Una gran figata. Anche però... io ci sono rimasto di merda quando l'ho visto. Il silenziatore per carro armati. Ho detto, porca troia. Perché no? Sì, tipo il cannone è così e il silenziatore. Esatto, tra poco ci sarà il silenziatore per Lion Cannon. Appena inventano Lion Cannon. Ci sono dei nuovi vestiti per ciascuno di voi, che non hanno le insegne dei vostri clan. Ah, io metto la maschera dall'altra parte. Ok. Per cui sono dei vestiti per mascherarvi. Io metto la maschera a sinistra invece che a destra. Il mio è stile da strip. Io ho un problema però, che il simbolo del clan c'era anche sull'armatura. Sì, e infatti per te c'è anche un'armatura senza il simbolo. Che gioia. Che però è delle tue dimensioni, quindi non va bene a nessun altro praticamente, se non facendola sistemare, che bene. Non è impossibile però. E... posso fare una prova di risorse per vedere se ho un'altra maschera? Sì, che magari me la porto appresso. Cos'è una prova di risorse? Non lo so, in generale fai un tiro di vuoto. Ormai il master quando non sa cosa far tirare tira un vuoto. 86 vuoto valutare. 124 3 13 Lucky. Ma si ricaricano a sessione. A cazzo allora sì. Purtroppo non al giorno. È un po' più peggio. Siamo anche in chiusura. Peggio di. No, beh, 16. No. Migliorato di 4. 16. Migliorato di 3, scusa. Il 3 lo perseguita. Sì, hai un'altra maschera. Di in cartone. Più trovi anche... di un K. Tra le cose c'è qualcosa che è stato messo apposta per te o per Isawa, che dovrebbe la maschera di K. Poi. È un kit da divinazione. Buono. Ti piace. In più ci sono delle pergamene sulla famiglia Ciuda. Che potrebbero interessare a Xiang. No, i Ciuda, leggendo velocemente le pergamene, sono la seconda famiglia più importante del clan del ragno e sono stati famosi per essere i più assetati di potere Mao Tsukai della storia. Sono gli Shugenja del ragno. Sento un dolore di natiche. Attraverso l'armatura. Esatto, anche. Io appena lui comincia a leggere le pergamene sento proprio un crampo alla chiappa e dico, ah che bello. La famiglia Daigotsu invece, che è quello da cui dovreste andare voi
alla fine, sono i nobili, proprio la famiglia più importante del clan, e sono i diretti discendenti di Fuleng, cosa che gli ha permesso di richiedere di essere annessi all'impero come clan ufficiale. Ok. Fuleng sarà anche il dio del male, dei demoni e degli oni, ma era pur sempre uno dei 12 kami originali. In più c'è una piccola postilla, perché esiste anche un ordine di monaci del clan del ragno, da cui ti dicono di stare attento. Questo perché... perché hanno 8 braccia. Se gli shinobi sono effettivamente molto bravi a nascondersi e muoversi silenziosamente, i monaci del ragno sono letteralmente in grado di fondersi con le ombre. Aia. Ma io so come fare. E attraversare il vuoto. Tirando un pugno fortissimo di uscire dall'ombra. Peggio. Con chi è del vuoto possono vedere nel vuoto. Domanda. Non ci possono nascondere. Domanda. Indovina quale sarebbe il prossimo chio che prendo. Posso consegnare al vecchio la mia armatura da granchio dicendogli di conservarla più che bene, perché tanto quando dovrò tornare. E il vecchio vi dice anche che Izawa verrà qua domani mattina, in modo che possiate partire tutti insieme. Va bene. E su questo si chiude la decima puntata della Leggenda dei Cinque Anelli. Settimana prossima. Settimana prossima non giocheremo alla Leggenda dei Cinque Anelli, perché ci sarà qua Daniele Giberti, di cui sono tornate le strip sulla pagina di Facebook. E quindi che viene a giocare seriamente con noi. Giocheremo a Koboldi. Giochiamo a Cult. Giocheremo a Koboldi. Ma con padre Flanagan. No. Che più o meno siamo lì. Non lo voglio, nelle mie campagne, padre Flanagan. Chiaro, facile, facile così. Beh, allora, io lo dico, però, cioè, gli unici che potrebbero tirarlo fuori d'amblè dal limbo sono i Koboldi, però, cioè, nel senso. Però poi non è realistico. Cioè, padre Flanagan è un personaggio comunque molto realistico. Sì. Estremamente. Credo sia la parola chiave. Però sarebbe un rientro fantastico. Porca troia, sì. No. Tocco Boldi e Padre è un personaggio, cioè, serio, Padre Flanagan. E tra l'altro, secondo me Padre Flanagan, per quanto possa essere l'uomo probabilmente più potente dell'universo, non avrebbe alcuna speranza di sopravvivere ai Koboldi. È sopravvissuto alla distruzione dello spazio-tempo. Ma quanta gente, anche gli antichi dei di Cusimallia, sono sopravvissuti alla distruzione dello spazio-tempo, ma non ai Koboldi. Ma con il passare di strani eoni anche loro potevano morire, ma non i Koboldi. E quindi anche Padre Flanagan con il passare di strani eoni può morire. Chi lo sa. Ma i Koboldi no. Comunque, punti esperienza, di cui tra l'altro abbiamo pubblicato sia la cheat sheet di Leggenda dei Cinque Anelli, con anche le regole riassunte di movimento, manovre, posizioni di combattimento e punti vuoto. Yes. Da usare se volete giocare alla Leggenda dei Cinque Anelli. E l'adattamento da usare in altri sistemi, tipo Dungeons and Dragons, con cui lo sto provando in un gruppo, e sta andando bene. Bene. Ovviamente provatelo, se poi funziona bene, ottimo, anzi. Ovviamente, sì. Se volete fare una campagna in cui si mena tantissimo, non è il sistema adatto. E soprattutto poi se c'avete, magari siete quelli che danno i picks a mostro, facendo i gradi di sfida, eccetera, non ha il consenso. Non è per voi. Però magari può essere utile in altri. Sì, soprattutto se fai campagna un po' più politica esplorativa. Esatto, sì. Comunque, per stasera invece prenderete un punto per la sessione. Ok. Un punto per ogni elemento importante scoperto sulla storia. Uno, il tranello tutto di Akuseki, granchio, eccetera, esatto, eccetera. Sì. E uno, dove dobbiamo andare. Esatto, sì. In più avete anche un altro punto per il segreto del PNG, che è Izawa. Izawa. Okay. In questo caso non c'era, quindi risulta un PNG. E anche del fratello, anche Akuseki. Beh, Akuseki l'hai contato nel coso, ma del fratello. Dello zio. Beh, ma di Akuseki il segreto della famiglia è una cosa. Beh, è lo stesso segreto. Che il fatto che quello fosse il ragno ed era tutta una prova? Fa tutto parte della stessa. Beh, non fa parte del fatto della famiglia. No. Sì. Secondo me sì. Però. No.
Cioè, una cosa è che abbiamo scoperto che loro non sono samurai, sono 150 anni che fanno gli shinobi. Okay. E l'altra cosa che abbiamo scoperto è che tutta la cosa di Hokuseki era una prova. Sono due. Sì. Diverse. Cioè, una è il segreto dei PNG e l'altra è un elemento importante della storia. Sì. Ok, quindi 4 punti. 2-2. Ah, ok. 2-2. Stavano dicendo la stessa cosa in maniera diversa. E non abbiamo anche scoperto il segreto dello zio? Quella è una cosa a parte. Se la vogliamo fare sempre parte della famiglia, però sì. No, ma ditemi voi, io lo butto lì perché mi sembra una cosa a parte che abbiamo scoperto in gioco. Beh, sulla storia magari se vogliamo farcela entrare potrebbe essere dove dobbiamo andare, perché... Quello sì, senza dubbio. Allora, 3-2. Che assorbe un po' entrambe le cose. Ma, benissimo. C'entra anche la tua pergamena... Beh, quella è personale. Non allora, lo so, un punto se interpretate i vostri svantaggi mettendovi in situazioni difficili. Secondo me Xiang oggi un po' l'ha fatto, perché ha dovuto fare la corsa con Hokuseki, che poi ha vinto in maniera ridicola, però non sapeva che cosa gli sarebbe stato chiesto in cambio. Io lì voglio i PX perché ho vinto un duello. Non è un duello, te ne posso dare uno in più perché hai risolto un legame con Hokuseki. No, ho interpretato lo svantaggio. No, lo svantaggio era mettersi in difficoltà per il difetto del mio antenato, per cui sto prendendo il culo a tutti per scoprirlo. Okay. Quello era il mio difetto. Tu ti sei messo in svantaggi? Oggi no. Neanche no, Ida, perché non si è messo a gozzovigliare. No. Ma nessuno è morto a casa vostra. Anzi, avete salvato Hokuseki dalla morte. Quindi vale doppio. La sua morte sia virtuale. Esatto. Quindi vale doppio. No. No. Vabbè, ci ho provato. E non avete ancora sconfitto la vostra nemesi, né siete sopravvissuti a un Oni. Ma qualcuno di voi magari ha risolto un legame? No. Non so. No. Lo dovrei guardare. Vabbè, al massimo te lo assegnerai per la prossima volta. 10 quindi. 10. Tra una cosa e l'altra. 1 e 3, 4, 5, 6, 9. Ah, ma ci sono sti cazzi. Beh, uno in meno. Tu ne hai presi 10. Io ne ho presi 10. Ne hai preso uno in più. Esatto. 3, 2, 1, 1. Quello che avete ascoltato era La Leggenda dei Cinque Anelli, che torna tra 2 settimane. Settimana prossima giocheremo appunto a Coboldi. Coboldi! Yeah! Con Elia Giberti e Matteo Mantovanelli. Yeah! Che sarà nostro ospite a questo punto fisso una volta al mese, in cui faremo gli speciali. Yeah! A giugno ad esempio stiamo Ma già... Manto fa sempre lo speciale. Sì, è vero. A giugno stiamo già preparando lo speciale di The Genesis. Finalmente! Che adatto, ma non sei sicuro che c'è Manto, non è tipo The Generis? No, sì. Inteso. No, quello senza dubbio, credo al terzo minuto. Terzo minuto è Degeneris, esatto, diventa. E Bosciosis. Esatto, sì, diventerà qualcosa di epico immediatamente. Quindi preparatevi per giugno, e per giugno preparatevi anche. Cutter Bubble incatenata. Esatto. Per giugno preparatevi anche che il 16 giugno è il Free RPG Day. Yes. E giusto. Faremo delle demo di Clotos e di Gattai. Gattai! Alla UESM di Sesto San Giovanni. Gattai lo trovate gratis se lo volete già scaricare in questo momento su fumblegdr.it insieme a Mobile Suit Poets, che è un gioco da una pagina di Jacopo Colò. Quindi avete robottoni con cui poi andate su Twitter e vedete il disegno del robottone di Arturo. Esatto. Grazie Arturo, e grazie a voi che avete ascoltato fino ad adesso. Andate su fumblegdr.it e su QWERTY.it, lasciate recensioni, lasciate commenti e condividete il video. Lasciate i vostri soldi. Andate a vedere il video di Spirits of the Forest, che è uscito oggi, anche se il podcast era uscito prima. Esatto, un appello, visto che hai citato la UESM che ogni tanto ci ospita. Purtroppo il comune di Milano e la regione stanno facendo cacchina sullo spazio che la UESM ha affittato. Il contratto è scaduto e probabilmente rischiano di chiudere. Quindi, siccome è il punto di ritrovo di tanti giocatori da tavolo, di ruolo e non solo,
Se volete anche salvare la città dagli omicidi, visto che conosco tanta di quella gente, se non riescono più a trovarsi in quel posto potrebbero andare in giro e venire sotto casa vostra. Esatto. Oddio, quindi, detto così, fatevi, se siete giocatori e siete anche non frequentatori, ma semplicemente avete l'idea che sia giusto avere uno spazio pubblico dove la gente possa giocare, che è una cosa sana, buona e che tiene appunto la sanità mentale, già, fatevi sentire. A questo punto noi ci sentiamo settimana prossima, sempre di giovedì, ma con un altro gioco. Yes. Cambo! Ciao! Cavalli! Coboldio! Oddio, sembra una bestemmia. Coboldio. Ah, coboldio. Il dio coboldo.